Dal Vangelo secondo Giovanni. Venne un uomo mandato da Dio e venne come testimone per rendere testimonianza alla luce. Quell'uomo cambiò la storia dell'Occidente, nacque il giorno di Natale, ma non dell'anno zero, bensì del 1642. Quell'uomo aveva un nome biblico, ma non si chiamava Giovanni, nemmeno Gesù, bensì Isacco. O meglio, Isaac. Quell'uomo nacque il giorno di Natale, ma solo in Inghilterra, perché la riforma del calendario non era ancora stata adottata e nel resto d'Europa ormai purtroppo era già il 4 gennaio del 1643. Dico purtroppo perché nel 1642, qualcuno se lo ricorderà, non nel senso che ce l'avate, ma che l'avevate letto, l'8 gennaio del quasi l'Epifania del 1642 Galileo era morto, quindi c'era questo bel passaggio di consegne tra Galileo morto agli inizi dell'anno e Newton nato alla fine dell'anno. Dunque, anzitutto voglio ringraziare come già il quarto anno Festival della Mente, Giulia, che ci permettono di fare un tentativo di penetrare nella mente di qualche grande personaggio della storia. Abbiamo fatto, e qui qualcuno forse se lo ricorderà veramente, prima Galileo 3 anni fa, poi Einstein, poi Darwin lo scorso anno e quest'anno Newton. C'è una piccola differenza, anzi in realtà una grande differenza, che mentre i tre che ho citato sono stati scienziati non necessariamente moderni, perché in fondo Galileo era precedente a Newton, ma scienziati interessati alla divulgazione, che quindi hanno scritto libri che si potevano citare, da cui si potevano leggere pagine intere, Newton è stato esattamente il contrario. Anzitutto era qualcuno che non aveva assolutamente intenzione di far sapere che cosa passava per la sua mente, se la teneva gelosamente custodito. E quando anche poi scrisse delle cose, in particolare il libro più importante della storia della scienza, cioè i principi matematici della filosofia naturale, insomma non è un gran piacere leggere queste cose. Quindi questa sera facciamo un esperimento, cioè cercare di penetrare nella mente di un matematico, di uno scienziato che però è stato un uomo molto poliedrico, lo vedremo soprattutto domani, quando spiegheremo come mai questa citazione dal Vangelo secondo Giovanni, perché il fatto che venne un uomo mandato da Dio come testimone per rendere testimonianza alla luce, cosa significhi nel Vangelo non lo so, ma sicuramente è l'uomo che più si adatta a questa descrizione proprio Newton, perché è colui che capì per primo la natura della luce, con esperimenti di cui parleremo domani col famoso prisma. Questa sera parliamo invece di un'altra parte della sua vita, ma prima vi dico alcuni fatti, tanto per inquadrare un pochettino l'uomo e lo scienziato. Dunque, anzitutto nacque molto piccolo, prematuro, anche se in realtà forse il fatto che fosse prematuro è un mito, se l'ha inventato lui, perché è nato pochi mesi dopo il matrimonio dei genitori, quindi lui non amava, insomma, far sapere che forse poteva essere, poi non c'era niente di male, insomma, un rapporto prematrimoniale, non c'è stato nessun angelo coinvolto in questo caso a mascherare quello che veramente successe, ma in realtà nacque prematuro e postumo allo stesso tempo, perché il padre morì prima che lui nascesse, 3 mesi prima che lui nascesse, e a 3 anni la madre lo abbandonò perché era una vedova, ovviamente, no? Ha perso il marito, e si risposò con un altro uomo che viveva a pochi chilometri di distanza, il quale però nel contratto matrimoniale chiese che il piccolo Isaac rimanesse con la nonna, diciamo, con i nonni. E la madre accettò anche perché quest'uomo era abbastanza ricco, lei già era ricca di famiglia, quindi era tra l'altro anche abbastanza vecchio, aveva, quando ho letto queste cose sui libri, insomma, dà un po' fastidio, aveva più o meno la mia età, no? Ma comunque all'epoca, insomma, era vecchio per l'epoca, no? Quindi lei sperava che sarebbe presto morto, no? Lasciandola, rispettandola, come dicevano i nostri nonni per l'appunto, no? Invece lui le diede poi 3 figli che divennero quindi fratellastri di Newton,
E lei tornò poi a casa, ma dopo 8-9 anni, quando il secondo marito per l'appunto morì, e potete immaginarvi però il trauma di un bambino che per 3 anni aveva avuto una madre tutta per lui, e poi di colpo si ritrovò a vivere con due vecchi veramente, no? Con due nonni, e quando la madre tornò con 3 fratelli che naturalmente non fecero gran piacere a questo bambino. Infatti già prima di 10 anni Newton rivelò un po' di avere il carattere che poi gli fu riconosciuto durante tutta la sua vita. Lui stesso ad un certo punto ebbe una crisi mistica, perlomeno religiosa, verso i 18 anni, e scrisse un elenco dei suoi peccati, cosa che sarebbe bene che tutti facessimo, sarebbe interessante anche leggerli. E qualcuno dei suoi, per esempio, erano questo: ho minacciato di bruciare vivi mio padre e mia madre e tutta la casa con loro, insomma un tipino, no? Prima dei 10 anni. Nel resto della vita comunque Newton fu più o meno di quel livello, rimase sempre un attaccabrighe. Domani parleremo tra l'altro di una delle dispute famose che lui fece con Robert Hooke. Ne fece tante durante la sua vita di dispute, la più famosa di tutte forse è quella con Leibniz a proposito del calcolo infinitesimale, ma quella è una cosa un po' tecnica e anche un po' triste, diciamo così, quindi non ne parleremo. Però ad un certo punto Newton andò a scuola, la cosa non era così ovvia. Suo padre, per esempio, tutta la famiglia di suo padre erano analfabeti, letteralmente, nel senso che non sapevano né leggere né scrivere. La madre, che invece aveva dalla parte sua dei parenti e anche dei genitori che erano andati a scuola, uno di questi genitori, lo zio in particolare di Newton, aveva fatto addirittura il college, e quindi è da quella parte lì che lui ricevette, diciamo, l'educazione. Andò a scuola, dove perse sostanzialmente tempo, perché all'epoca, come sapete, nelle scuole si perdeva tempo studiando latino e la Bibbia. Adesso il latino forse sta terminato in qualche scuola, la Bibbia no, ma comunque si continua ad andare avanti, e fin da subito dimostrò di essere quello che poi sarebbe divenuto. Grande difficoltà di carattere e grande facilità invece di apprendimento. E quando molti anni dopo ormai era diventato famoso, ancora i suoi compagni di scuola, delle superiori, diciamo così, se lo ricordavano per le sue stravaganze, fra l'altro, anche per l'abilità che aveva di costruire modellini di legno. Già c'era questo interesse per fare cose, per fare progetti, no? E così via. Lui si ricorda, anche se poi i suoi ricordi, insomma, bisogna prenderli con le pinze, perché in parte, soprattutto quando poi da vecchio divenne famoso presidente della Royal Society, direttore della Zecca, eccetera, amava anche forse un po' infiorire, forse anche per cercare di rimediare un pochettino alla tristezza della sua infanzia. Comunque lui racconta di aver fatto il primo esperimento il 3 settembre 1658, se lo ricordava, e quindi facile fare la sottrazione, aveva 16 anni. Quel giorno era il giorno della morte di Cromwell e ci fu un terribile uragano, e lui si mise a saltare, non per la gioia naturalmente, perché non gli importava molto di queste cose probabilmente, ma per misurare la distanza che si poteva fare coi salti a favore e contro vento quando c'era un uragano, e poi paragonò le lunghezze di questi salti quando poi l'uragano smise di soffiare, e in un giorno di bonaccia, e riuscì a calcolare la velocità dell'uragano. Quindi, insomma, per un ragazzo di 16 anni non era male. Naturalmente già a quell'età più o meno dimostrò interesse per le cose che poi lo possedettero in realtà per tutta la vita, come vedremo oggi, domani e dopodomani. In realtà faremo semplicemente un excursus nel pensiero di quest'uomo, che è stato vulcanico da una parte e ossessivo dall'altra. È morto tra l'altro a 85 anni e fin quasi alla fine ha sempre continuato praticamente in maniera appunto ossessiva a studiare queste cose. E il primo interesse forse fu la chimica, in realtà, anche se poi nella chimica non lasciò grandi impronte, perché quando andò a scuola, poi andò a vivere, la scuola non c'era nel villaggetto dove era nato, andò a vivere da un farmacista e si divertiva a vedere le ricette di questo farmacista, piazzava meridiane da tutte le parti, studiava i movimenti del sole, e questa fu una cosa che ovviamente per uno che poi capì anche esattamente qual era il movimento del sole, dei pianeti, della luna, delle maree, eccetera, fu una cosa che continuò a interessarlo tutta la vita. Per esempio gli amici o i conoscenti, perché non si può dire che avesse avuto degli amici eccetto uno di cui parleremo forse domani o dopodomani, dicevo, quando gli chiedevano che ora era, lui non guardava l'orologio, guardava le ombre sul muro, il che vuol dire che evidentemente le studiava regolarmente anche da vecchio.
Comunque ad un certo punto sua madre decise che aveva studiato abbastanza, perché anche per il ramo educato della famiglia, insomma, non bisognava esagerare. Quindi nel 1659, quando lui aveva 17 anni, decise che era ora che tornasse a casa, perché c'era da lavorare nei campi, c'era da tenere in ordine, diciamo così, le proprietà di famiglia, la famiglia di Newton, che era abbastanza ricca. Poi il matrimonio fra la madre e il padre prima, e poi tra la madre e il secondo marito, avevano in qualche modo rimpinguato questo patrimonio, quindi lui era primogenito, c'era bisogno di lui. Ma lui, invece di rendersi utile, si rese semplicemente dannoso e fece un sacco di guai, e tra l'altro è interessante che sono rimaste le testimonianze, ci sono i verbali delle multe che si prese ad un certo punto, perché non aveva saputo evitare che le pecore rompessero i paletti e i maiali sconfinassero nei campi vicini. I servitori ricordano che lui andava appunto al pascolo e si sedeva sotto un prato a pensare, a scrivere, e naturalmente gli animali erano ben felici, i servitori anche, ma i vicini no, e quindi lo denunciarono. Questo periodo, che durò fortunatamente per lui naturalmente soltanto 9 mesi, fu terribile. Ovviamente lui ormai aveva altri interessi, e in quella lista di peccati che vi ho citato poco fa, ricordò di aver bisticciato con la madre, col fratellastro, con le due sorellastre, con i servitori, di aver picchiato molta gente, insomma evidentemente non era soddisfatto. E fu salvato, letteralmente, salvato dalla pastorizia, da questa vita che avrebbe potuto portarlo via dalla storia della scienza, e chissà quanti ce ne furono effettivamente, magari, di ragazzi che si limitarono poi a lavorare nei campi e che avrebbero avuto delle potenzialità. Ma nel caso suo, perlomeno, lo salvarono, mi duole dirlo, uno zio prete e un professore della scuola, che convinsero la madre che, insomma, questo ragazzo forse era sprecato nei campi, era meglio andarlo, lasciarlo seguire le sue doti naturali e mandarla all'università. E quindi lui arrivò a Cambridge, era il 4 giugno del 1660, aveva 18 anni, il giorno dopo fu ammesso al Trinity College e diventerà poi la gloria di questo collegio di Cambridge. La cosa interessante è che la madre, non essendo contenta di questo fatto, che lui fosse andato all'università invece di stare a lavorare, non gli pagò la retta, quindi lui entrò come quello che si chiamava subsizer, cioè lo studente lavoratore, uno studente che serviva gli studenti che servivano i professori, quindi di secondo livello, servo dei servi lo diremo oggi, ma anche se questa espressione ha ovviamente un significato diverso. E incominciò a fare quello che richiedeva la scuola, cioè a seguire il piano di studi che all'epoca era classico, cioè logica, fisica, etica, tutti sui volumi di Aristotele. Ed è interessante che lui era anche un grafomane, quindi teneva tutto, il motivo per cui possiamo parlare oggi delle cose che non ha pubblicato, anche dei suoi pensieri, soprattutto giovanili, è proprio perché si sono poi trovate queste casse di documenti conservati e preservati fin dall'adolescenza. E dicevo, ci sono questi taccuini in cui lui prende appunti su queste materie e ad un certo punto smette, salta qualche pagina bianca e poi incomincia per conto suo. Incomincia con una cosa in latino che si chiama questiones quaedam philosophicae, alcune questioni filosofiche, e c'è un motto, e questo motto è amicus Plato, amicus Aristoteles, magis amica veritas. E qui già si vede che cosa sarebbe diventato: Platone amico, amico Aristotele pure, però la verità ovviamente è un'amica maggiore. E in questa lista di problemi che lui pose, notiamo aveva poi 18 anni praticamente, ci sono gli argomenti che divennero di lì a poco il centro di interesse del suo pensiero: il tempo, la materia, il moto, la luce, i colori, la visione. Via via, fino agli ultimi titoli conclusivi, i sogni, l'anima, la creazione, Dio. Cioè tutto praticamente, ma la cosa interessante è che su molti di questi argomenti lui effettivamente riuscì a fare scoperte fondamentali, e già in queste note si trovano degli abbozzi di idee che poi saranno sviluppate in seguito, ad esempio la teoria dei colori, la teoria della luce, delle quali parleremo entrambe domani. Ed era anche ossessivo per quanto riguarda gli esperimenti, non era soltanto uno che pensava, era anche uno che faceva. In particolare faceva esperimenti, e visto che uno si interessa alla luce, la fonte maggiore di luce è il sole, e quindi un giorno fece un esperimento col sole, con un occhio, fino a che riuscì a vedere rossi tutti i corpi chiari e blu tutti quelli scuri.
Poi dopo cercò di immaginarsi con gli occhi chiusi il sole e di ritrovare di nuovo queste immagini. Insomma, non so quali fossero gli effetti di questo esperimento, se non il fatto che lui ricorda ancora dopo anni, nel 1691, in una lettera a Locke, che dovette stare per 3 giorni chiuso al buio, no, perché non vedeva più nulla, no? Ma non è che si curasse gli occhi, come ci dicono sempre di fare le nostre mamme quando ci dicono non leggere la sera, no, che altrimenti fa male agli occhi. Una volta, pensate, e lo racconta tra l'altro nei suoi quaderni, si mise uno stecco dentro l'occhio, fra l'osso e l'occhio, per fare una cosa che io ho provato a fare senza lo stecco naturalmente, no, ma con un dito, ed è molto interessante. Se voi vi mettete al buio, fatelo questa sera, andate a casa, dite ai vostri bambini di fare così, no, di chiudere tutte le luci, no, di adattarvi al buio e poi di spingere leggermente, senza esagerare naturalmente, no, senza mettere un coltello come faceva lui, di spingere da una parte o dall'altra dell'occhio con un dito, e dovreste vedere dei cerchi colorati che si producono per l'alterazione della curvatura della retina, e queste sono cose interessanti. Tra l'altro gli occhi li abbiamo sempre avuti, ma queste cose non le abbiamo mai notate, e questo ci dice che ovviamente Newton era un po' diverso da noi. Ma poi verso il 1665, quindi siamo ormai alla fine dell'università, Newton non fu uno studente particolarmente brillante, passò gli esami senza infamia, senza lode, però prese quello che chiameremmo la laurea, e poi prese il master, insomma riuscì a entrare all'università come professore, ma senza che i docenti sospettassero di quello che lui invece stava facendo nel privato, diciamo, della sua mente e della sua camera. E tra il 1665 e il 1666, che sono anni cruciali tra l'altro per l'Inghilterra, perché sono gli anni in cui scoppiò la peste a Londra, in cui ci furono migliaia di morti, e lui tra l'altro dovette rifugiarsi come molti da Cambridge in campagna, e poi nel 1666 ci fu il grande incendio di Londra, che da una parte fu anche la benedizione, perché in realtà fu la fine della peste, perché certo spazzò via tutto, compreso anche le cause della peste. Ebbene, dicevo, in questo paio d'anni ci fu un'esplosione creativa che probabilmente è unica nella storia, o forse paragonabile a quella di Einstein del 1905, della quale abbiamo parlato un paio di anni fa. E praticamente lui cominciò con la matematica e poi passò attraverso la meccanica, l'ottica, la chimica, l'alchimia, e finì addirittura alla teologia. Ed è proprio di questi aspetti che vogliamo parlare. Io mi concentrerò abbastanza sugli anni giovanili, anche perché in realtà sono le cose forse più descrivibili con parole. Parleremo poi domenica di alcune pagine, leggerò alcune pagine dei principi alle pagine più filosofiche, che il famoso scoglio generale, in cui appunto c'è una visione addirittura dell'universo alla fine, ma per questa sera incominceremo semplicemente per modo di dire, ma dalle due materie in cui forse Newton lasciò l'impronta più indelebile, che sono la matematica da una parte e la fisica dall'altra. Stiamo parlando di un ragazzo di 23 anni, tra l'altro, ricordiamocelo, perché a volte si sente dire: ah, questo ragazzo ha scritto un romanzo, ha solo 26 anni, e ho capito, 26 anni Newton aveva ormai finito questa sua esplosione creativa e sarebbe passato alla storia anche se fosse morto a quell'età. E il suo primo amore, tra l'altro dico primo, ma come spesso succede il primo non è l'ultimo, no? Fu la matematica. Newton praticamente si interessò di matematica per un paio d'anni, non di più, nella sua vita, ed è strabiliante, considerato tra coloro che hanno fatto matematica, forse la cosa sarà nota, ma per gli altri forse no. È strabiliante immaginare che nel giro di 2 anni sia riuscito a fare tutte queste cose, che poi sono passate alla storia, sono le cose che oggi studiamo nei licei, nell'università, e che poi abbia fatto altro praticamente nel corso della sua lunga vita, per l'appunto. Poiché non riusciremo a leggere, ci mancherebbe altro poi i lavori di matematica, però dicevo non riusciremo a leggere molte sue pagine, mi sono concentrato un pochettino sui suoi ricordi o direttamente scritti da lui sotto forma di memorie, oppure raccontati ad altri o raccontati da altri, soprattutto nell'ultimo anno della sua vita, nel 1726, Newton si divertì anche a parlare con 2 o 3 persone e a raccontare degli aneddoti che non sappiamo poi quanto siano veri, perché insomma c'è la sua testimonianza, e comunque a cercare di ricostruire mentalmente quale fu il suo percorso creativo in quegli anni famosi.
E quindi sentiamo anzitutto le memorie di questo signor Conduit, che fu poi il marito di sua nipote. La nipote era la figlia di una sua sorellastra, che lui si prese insieme per una trentina d'anni quando si spostò a Londra per diventare il direttore della zecca. E questa fu una nipote tra l'altro molto intelligente, molto piacevole, era un'amica intima o forse l'amante di Jonathan Swift, poi divenne la moglie o l'amante ufficiale di un ministro. E poi alla fine sposò questo signor Conduit, che fu lui, negli ultimi anni appunto della vita di Newton, a raccogliere le sue memorie. E lui racconta di una conversazione con Newton, in cui Newton gli ricorda il suo percorso matematico a 22 anni. Notate tra l'altro che lui arrivò all'università senza sapere niente di matematica, perché non c'era nei curriculum, nemmeno nel programma di studi dell'università, che era uguale per tutti, tra l'altro c'era un unico piano di studi, no? La matematica arrivava al terzo anno, quindi... racconta Conduit, dice, egli comprò la geometria di Cartesio e la lesse da solo. Quando ne ebbe letta due o tre pagine non riuscì più a capire ciò che leggeva, allora ricominciò e andò avanti per altre tre o quattro pagine, finché non arrivò a un altro punto difficile, allora ricominciò di nuovo, fece qualche altro progresso e andò avanti così, finché si rese padrone del libro senza aver avuto la minima spiegazione o il minimo suggerimento da parte di alcuno. Ora notate, siamo nel 1665, abbiamo detto, 64-65, la geometria di Cartesio è del 1637, quindi era un libro praticamente nuovo all'epoca, ed era la fine praticamente del programma di matematica, semmai ci arrivava all'università, e lui se la lesse semplicemente da solo, e non solo la lesse, ma la capì. Lui la racconta un'altra volta in una maniera più o meno analoga, queste sono parole sue, disse, però molti anni dopo, una trentina di anni dopo, dice, consultando una lista delle mie spese a Cambridge, trovo che nell'anno 1664, poco prima di Natale, essendo io ancora studente del terzo anno di università, acquistai la miscellanea di Schulen e la geometria di Cartesio, che avevo già letto più di sei mesi prima, e la Clavis di un altro matematico, e presi a prestito le opere di Wallis. Beh, Wallis in realtà era uno dei grandi matematici dell'epoca, opere che non erano ancora uscite tra l'altro, perché qui si sta parlando dell'anno 1664 e l'opera di Wallis, che era la più avanzata che si potesse avere nel campo della matematica, uscì poi l'anno dopo, quindi evidentemente circolava manoscritta, e questo studente, che è appunto autodidatta, nel giro di sei mesi o poco più, era arrivato ormai a essere in grado di leggere queste cose. Come mai Newton incominciò a interessarsi di matematica? Questo non lo sappiamo con precisione, però si può immaginare, perché in quegli anni, nel 1664 esattamente, che è l'anno che Newton cita, fu creata quella che si chiama ancora oggi la cattedra lucasiana di matematica a Cambridge. Questo signor Lucas, che era un mecenate, diciamo, aveva creato questa cattedra. Il professor Barrow era stato il primo titolare di questa cattedra e aveva cominciato finalmente a tenere dei corsi di matematica all'università. E però Newton lo conobbe in una maniera diversa, perché, e qui ricordiamo di nuovo il racconto di Conduit, dice, quando si preparava a conseguire la scholarship, il suo tutor lo mandò dal dottor Barrow, allora professore di matematica, per essere esaminato. Il dottore lo esaminò su Euclide, che Sir Isaac aveva trascurato e di cui sapeva poco o niente, mentre non gli chiese nulla sulla geometria di Cartesio, di cui invece era padrone. Sir Isaac era troppo modesto per dichiararlo, e il dottor Barrow non poteva immaginare che qualcuno potesse aver letto quel libro senza prima essere diventato padrone di Euclide. Così si formò allora un'opinione insignificante di lui, ma egli fu eletto ugualmente scholar del collegio, cioè andò all'esame praticamente sulla matematica. C'era questo professore che lo interrogò sugli elementi di Euclide, di cui Newton non sapeva. Infatti poi dopo nelle sue note poi lui si lamenta, dice, ma certo avessi saputo che esisteva Euclide, avrei letto lui, no? Non c'era problema, no? E naturalmente mi sarei fatto le basi migliori. E infatti poi lo lesse nel giro della sua vita, anzi si racconta che lui non rise mai, era un po' come Gesù da questo punto di vista, oltre che per essere nato il giorno di Natale, no? Vabbè, insomma, la differenza è che lui era nato, ma a parte questo, no? Cioè, quell'altro forse, no? È un po' il prodotto, no? di mitologie, ma di entrambi si diceva che non risero mai.
Eccetto una volta, l'unica volta che si ricorda che Newton abbia riso è quando qualcuno gli disse: ma scusi, a che cosa serve il libro di Euclide? E la sua risposta fu quella, ci fece una solenne risata, no? Perché dice, uno che non sa che cosa serve il libro di Euclide, no? Evidentemente si merita una risposta del genere. E adesso attenzione, perché qui c'è il resoconto dato da Newton di ciò che lui fece in quei due anni. Ora, poi spiegherò dopo quello che significano queste parole, perché è praticamente un condensato, sembra l'indice di un libro di testo. Dice: scrissi le mie note, tratte dalle opere di Schutting e di Wallis, nell'inverno fra gli anni 1664 e 1665. A quell'epoca trovai il metodo delle serie infinite. All'inizio dell'anno 1665 trovai il metodo di approssimazione delle serie e la regola per ridurre in serie ogni dignità di qualsiasi binomio. Nell'estate del 1665, quando fui costretto a lasciare Cambridge a causa della peste, calcolai col metodo delle serie infinite l'area dell'iperbole fino a 52 cifre decimali. Nel novembre trovai il metodo diretto delle flussioni, nel maggio seguente mi addentrai nel metodo inverso delle flussioni. Ora, a parte il fatto di cosa significano queste parole, di cui appunto dirò qualche spiegazione tra un momento, stiamo parlando di un anno e mezzo. E lui poi cita, dice Cornia, chiosa questa lista dicendo: tutto ciò avvenne nei due anni della peste 1665-1666, in quei giorni ero nel fiore dell'età per quanto riguarda le facoltà inventive e mi occupavo di matematica e di filosofia più di quanto sia mai avvenuto da allora. Quindi lui stesso ammette che dopo quegli anni in realtà tirò un po' i remi in barca. Ora cerchiamo di capire brevemente che cosa successe, quindi che cosa sono per esempio queste serie infinite. Anzitutto ha citato due volte il metodo delle flussioni e il metodo inverso delle flussioni, questi sono termini che oggi non si usano più, ma naturalmente i due metodi si usano benissimo, perché il metodo delle flussioni e il metodo inverso delle flussioni sono semplicemente quello che oggi noi chiamiamo il calcolo differenziale e il calcolo integrale, cioè le derivate e gli integrali. E in quell'anno questo ragazzo di 23 anni dimostrò quello che oggi viene chiamato, a buon motivo, il teorema fondamentale del calcolo, cioè il fatto che l'operazione di derivazione e l'operazione di integrazione sono due operazioni inverse una dell'altra. La sua dimostrazione, che non posso fare perché non ho una lavagna, potrei dirla a parole, ma naturalmente non tutti voi forse siete matematici e quindi insomma la cosa vi lascerebbe abbastanza indifferenti, però è una dimostrazione di due righe. Ora, io queste cose l'ho studiate da quando ero ragazzo, naturalmente così, alle superiori, all'università, e vedere come Newton ci fosse arrivato, ma non ce le potevano spiegare anche a noi così, in questo modo, invece di farci queste dimostrazioni così teoriche e così strane. Eppure così fu. Il metodo delle serie infinite invece che lui ha citato è un metodo che in realtà quello si inventò praticamente da solo, cioè l'idea di prendere una funzione che è espressa con qualche formula algebrica e di trasformare questa formula algebrica in una serie infinita, cioè in una somma infinita di termini molto semplici, di potenze x, x al quadrato, x al cubo eccetera, e poi di lavorare su queste potenze. Ed è proprio usando questo metodo e usando poi le opere di Wallis, il metodo di interpolazione, che Newton trovò una serie di risultati, in particolare quello, di nuovo, per coloro che hanno sentito queste cose forse all'università, il famoso teorema del binomio che sta poi al centro del suo lavoro di matematica. Ma cos'altro possiamo dire di questa cosa? Beh, il calcolo per esempio dell'area dell'iperbole a 52 cifre decimali fu possibile proprio perché lui aveva questi metodi, e di questi metodi in realtà era giustamente orgoglioso, e infatti almeno quello che lui ne pensava lo possiamo leggere. Lui disse qualche anno dopo, dice, ma non molti anni dopo, era soltanto 1669, quindi 4-5 anni dopo, scrisse ad un amico: non conosco niente in questo campo al quale questo metodo non possa estendersi in vari modi, e tutto ciò che l'analisi solita è in grado di ottenere mediante equazioni costituite da un numero finito di termini, il mio metodo può ottenerlo mediante equazioni infinite. Non ho esitato dunque ad attribuirgli il nome di analisi. In esso, infatti, le deduzioni non sono meno certe che nell'altro, né le equazioni sono meno esatte. Quindi aveva tra le mani un metodo fondamentale e qualche anno dopo ancora, nel 1676, scriveva: io posso dire in meno di un quarto d'ora se una curva espressa da una qualsiasi equazione può essere integrata
o con quali figure più semplici può essere confrontata, siano esse sezioni coniche o altro. E ancora, in modo semplice e rapido, oserei dire nel modo più rapido consentito in generale dalla natura delle cose, sono in grado di confrontarle. Ciò può sembrare un'affermazione audace perché è difficile dire se una figura può o meno essere integrata o confrontata con un'altra, ma la cosa è resa per me evidente dalla fontana a cui mi abbevero. E questa è un'espressione analoga a quella degli scribi dell'antichità, che se vi dicevano io sento semplicemente dentro di me dettare qualcuno, no? E sembra che Newton effettivamente procedesse in questo modo. Si è parlato delle coniche, tra l'altro, le coniche sono equazioni facili nella geometria cartesiana, che abbiamo citato prima, sono le equazioni di secondo grado praticamente, ma subito dopo le equazioni di secondo grado vengono le cubiche, no? Le equazioni di terzo grado. Ebbene, pensate che fino al 1668 in tutta la storia della matematica si erano studiate 5 cubiche, perché si studiavano una per una, bisognava ogni volta sviluppare dei metodi ad hoc e Newton in questi lavori le classificò praticamente tutte, ne studiò 72 tipi diversi, non 72 esempi, ma 72 tipi, e ne mancò soltanto 6, oggi sappiamo che in realtà le famiglie sono 78, ma insomma, no? Lo si può perdonare, no? Per aver fatto questi balzi da gigante. Il motivo per cui noi conosciamo queste cose è perché a un certo punto lui scrisse un articolo, e lo scrisse quando nel 1669 Barrow gli fece vedere un libro che era arrivato dal continente di un tale che si chiamava Mercatore, colui che poi fece la proiezione di Mercatore, che molti di voi conosceranno, quella che serve per la cartografia, e Mercatore aveva trovato una piccola parte dei risultati che Newton aveva sviluppato in quegli anni e aveva scritto un libro intero che si chiamava Tecnica dei logaritmi, la logaritmotecnia. E Barrow fece vedere questo libro a Newton senza sapere che Newton aveva fatto cose del genere e credeva forse che essendo interessato alla matematica gli sarebbe piaciuto leggerlo. Newton lo lesse e lì fu punto dall'orgoglio, perché capì che se non scriveva qualche cosa probabilmente altri avrebbero trovato una parte dei suoi risultati e gli avrebbero tolto la primogenitura, il diritto, diciamo così, di proprietà. E allora scrisse un articolo in cui enunciò tutte queste cose che vi ho letto. E questo articolo impedì che fosse pubblicato, perché il problema di pubblicarlo era troppo gravoso per lui, non voleva diventare oggetto di disputa in particolare, e di questo parleremo appunto più in profondità domani, ma perlomeno lo scrisse, lo fecero circolare tra i matematici e qualcuno incominciò a capire che a Cambridge c'era un giovane che non soltanto era promettente, ma ormai era diventato praticamente il matematico più avanti del mondo a quella giovane età. Ma oggi noi lo ricordiamo ovviamente per altri motivi, non credo che molti di voi, a meno che non abbiano fatto appunto studi scientifici, avrebbero ricordato il teorema del binomio o il metodo delle flussioni o il teorema fondamentale del calcolo. Il motivo per cui lo ricordiamo è la mela. La famosa mela di Newton, che è andata ad aggiungersi nella mitologia a tante altre, io qui ho fatto una lista, qualcuno di voi probabilmente se ne ricorderà anche altre, Eva da una parte, Paride del contesto dall'altra, Biancaneve, Guglielmo Tell, Alan Turing che ne mangiò una avvelenata, i Beatles con la Apple, Steve Wozniak e Steve Jobs con invece la Apple del computer, eccetera. Ora, questa mela che cos'è? Perché poi non si capisce mai se ci sono miti qui, se si sono raccontate delle storie, se invece soltanto qualcuno se l'è inventata questa cosa. Ora, la mela in realtà è nata da lui, cioè è lui che negli ultimi anni della sua vita, gli anni che citavo prima, 1726-1727, raccontò di aver visto cadere e che questa caduta gli avesse dato l'idea per trovare l'idea, la teoria, diciamo così, più famosa alla quale è associato il suo nome, cioè la teoria della gravitazione. Mi diceva prima il bambino della mia compagna che aveva visto una vignetta, no? Una volta in cui c'era Newton non fu il primo che scoprì la gravità, perché c'era un signore sulla cui testa era caduto un masso, naturalmente, no? E che era stato spiaccicato da questo masso e non aveva potuto raccontarla, no? La teoria della gravità.
Ora però, com'è la storia veramente? E allora vi ho portato tre testimonianze molto diverse fra di loro, e quel che ci fa capire quanto sia difficile poi riscrivere la storia, anche tutto sommato abbastanza recente, sono poi passati meno di 400 anni, 350 anni. Sentiamo la prima versione, che è quella di William Stukeley, che scrisse le memorie della vita di Newton, anche lui sulla base di conversazioni avute con Newton, e dice: «Poiché faceva caldo, andammo in giardino a bere del tè, sotto l'ombra di un melo, io e lui soli. E tra le altre cose mi disse che eravamo esattamente nella stessa situazione in cui si trovava lui, quando gli venne in mente la nozione di gravitazione. Fu causata dalla caduta di una mela, mentre egli sedeva meditando. Perché la mela cade sempre perpendicolarmente al terreno?» pensò tra sé e sé. «Perché non potrebbe cadere di lato o verso l'alto, ma solo verso il centro della Terra?» Cioè, è chiaro che il povero signor Stukeley aveva capito nulla, perché cioè, il fatto che le cose cadano in giù, cioè, non è una scoperta di Newton, no? E sicuramente Newton non si chiedeva come mai non cadano a destra, a sinistra o in alto, no? Cioè, si chiedeva qualche cos'altro, però evidentemente in quel giorno, no, Newton stava ricordando, no, che l'idea della gravitazione aveva a che fare con le mele. Conduit, che è il marito della nipote, che abbiamo già citato due o tre volte questa sera, la racconta un po' meglio, e dice: «Nell'anno 1666 egli lasciò di nuovo Cambridge e andò a casa di sua madre nel Lincolnshire. Un giorno, mentre si stava svagando in un giardino, gli venne in mente che la forza della gravità, che aveva fatto cadere al suolo una mela staccatasi da un albero, non era limitata a una certa distanza dalla terra, ma poteva estendersi molto più in là di quanto comunemente si pensasse. Perché non fino alla luna?» si chiese. «Se così fosse, essa ne dovrebbe influenzare il movimento e forse mantenerla nella sua orbita.» E continua il racconto, dice: «A questo punto egli cominciò a calcolare quali sarebbero state le conseguenze di questa ipotesi, ma poiché non aveva libri a disposizione e si basava sulla stima allora comunemente adottata dai geografi e dai nostri uomini di mare, i quali ritenevano, prima che Norwood avesse compiuto la misurazione della Terra, che un grado di latitudine sulla superficie terrestre fosse pari a 60 miglia inglesi, i suoi calcoli non concordarono con la sua teoria e lo indussero a tener ferma l'idea che alla forza di gravità fosse commista anche quella forza che la Luna avrebbe avuto se fosse stata trascinata da un vortice.» Quindi qui Conduit capisce un po' meglio naturalmente la cosa, capisce che Newton stava cercando di paragonare il moto della mela al moto della Luna, però ci dice che le cose non funzionarono, che Newton fece un calcolo e che questo calcolo insomma non diede i risultati sperati. Ma prima di tutto ciò, nel 1718, quindi pochi anni prima, 8-9 anni prima, Newton stesso aveva scritto una lettera, di cui si è trovata una minuta, non si sa se poi la lettera sia mai stata mandata, ma comunque lui la scrisse, che disse: «Nello stesso anno 1666, quindi le date coincidono, cominciai a pensare ad estendere la gravità all'orbita della Luna e, dopo aver trovato come valutare la forza con cui un globo che ruota entro una sfera preme sulla superficie della sfera, questa frase tra parentesi, dalla regola di Keplero, secondo la quale i tempi periodici dei pianeti stanno in proporzione sesquialtera con le loro distanze dal centro delle rispettive orbite, non vi preoccupate di questo perché nessuno le capisce oggi, ma poi le spieghiamo, dedussi che le forze che trattengono i pianeti nelle loro orbite debbono stare fra loro come i quadrati delle distanze dei pianeti stessi dai centri intorno ai quali ruotano. E perciò confrontai la forza richiesta per trattenere la Luna nella sua orbita con la forza di gravità alla superficie della Terra e trovai che corrispondevano quasi esattamente.» Ora qui è strano, insomma, perché ci sono tante testimonianze, ma sono abbastanza contraddittorie fra di loro. Anzitutto nessuno parla di una mela che cade sulla testa di Newton, come invece tutte le volte la si vede raffigurare, no? Però questa è una storia che è stata raccontata. E si sa anche chi l'ha inventata, probabilmente, il signor Isaac Disraeli, che era uno scrittore, il padre di quello che poi divenne il primo ministro inglese. E evidentemente gli piaceva di più l'idea che gli fosse cascata proprio sulla testa, no? Ed è qui appunto la vignetta, no? Che poi invece fa cadere la noce di cocco o il masso sulla testa di qualcun altro che non può raccontarla. Due di queste testimonianze parlano della mela, tra l'altro. E tra l'altro ce ne sono anche altri testimoni di prima mano, la nipote, il vicepresidente della Royal Society che l'ha sentita raccontare da Newton, ma Newton nella sua lettera non ne parla.
Ora, questo è interessante perché Newton scrive nel 1718, loro l'hanno sentita raccontare nel 1726. Quindi questa mela è possibile che sia arrivata nella testa di Newton in quegli anni, cioè non è stata una cosa giovanile, ma forse lui ha pensato che era più divertente raccontarla in questo modo, per farla capire meglio a questi testoni che poi raccontavano le cose come abbiamo visto prima, no? Sia Condwell che Newton parlano della Luna, ma il primo testimone che non capiva nulla, la Luna non la cita, no? E poi la cosa più interessante è che uno dice che i calcoli non confermarono l'ipotesi e Newton dice invece di sì. Ora, come andarono le cose? Beh, certo non possiamo saperlo, però possiamo immaginarcelo, perché non è così complicato alla fine poi immaginarlo. Anzitutto sono tutti concordi nel dire che siamo nel 1666, quindi Newton ha 24 anni. E se si va a vedere i manoscritti che lui ha lasciato, si scopre che effettivamente l'anno prima già lui aveva cominciato a fare tutti quei lavori di matematica, quella lunga lista che vi ho citato, ma non faceva solo quello, tra l'altro, aveva fatto anche molte applicazioni di questi lavori di matematica alla fisica, e in particolare con dei ragionamenti, in due ragionamenti diversi, aveva trovato una formula molto importante, se la ricorderanno coloro che hanno studiato fisica, che è la formula per l'accelerazione centripeta, oggi noi la chiameremo, ma lui all'epoca la chiamava centrifuga perché ancora non si era capito che le forze centrifughe non esistono, sono solo forze apparenti, e la formula, qualcuno, chi l'ha studiata se la dovrebbe ricordare, è molto semplice, è V al quadrato diviso R, la velocità al quadrato diviso la distanza dal centro. Ora, se uno ha una formula di questo genere, ma questo era il problema, le formule non c'erano, questa formula fu scoperta da Newton, appunto giovane, e qualche anno dopo, nel 1673, fu scoperta anche da un altro grande scienziato, che però stava nel continente, scienziato olandese, che si chiamava Huygens, che fu poi colui, per esempio, che scoprì i meccanismi per l'orologio, per il pendolo, eccetera, uno dei grandi della scienza. Quindi furono in quegli anni lì che si cominciò a capire come associare delle formule allo studio di questi modi, e allora poter fare effettivamente dei calcoli. Una volta che uno ha una formula di questo genere, effettivamente può fare molto e può farla anche senza grande sforzo. Quindi la prima cosa che Newton fece fu risolvere un problema che già Galileo aveva raccontato nel suo dialogo. Io non pretendo che voi ricordiate la citazione che adesso vi leggo, che però abbiamo letto 3 anni fa, no? In questo stesso posto, ed è uno dei famosi problemi che Galileo affronta nel dialogo, sono i problemi, o meglio, le obiezioni che venivano sollevate contro il moto della Terra, sia il moto di rotazione della Terra attorno a se stessa, che il moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole. E ve lo dico nella formulazione di Galileo, nella seconda giornata del dialogo. Quando dunque la Terra si muovesse con tanto e tanto maggior velocità, qual gravità, qual tenacità di calcine di smalti riterrebbe i sassi, le fabbriche, le città intere, che da sì precipitosa vertigine non fussero lanciate verso il cielo? E gli uomini e le fiere, che niente sono attaccate alla Terra, come resisterebbero a tanto impeto? Ebbene, se uno ha a disposizione la formula per calcolare l'accelerazione centrifuga o centripoda, che è questa formula che vi ho detto, V al quadrato diviso R, e può mettere semplicemente dentro la velocità di rotazione della Terra, il raggio della Terra che si conosceva fin dai tempi di Eratostene, quindi circa 6.300 km, se uno vuole insomma, può farla più precisa oggi, no? E però si accorge subito che il moto di rotazione della Terra è molto piccolo ed è circa 300 volte, diciamo così, minore della gravità, che anche quella si conosceva abbastanza bene, e tra l'altro poi fu Huygens a calcolare già il valore che noi usiamo da allora, 9,8 metri al secondo quadrato, no? Quindi la spiegazione, la soluzione, diciamo così, di questa obiezione contro il moto di rotazione della Terra è che non è assolutamente vero. Sembra a prima vista che questo moto sia enorme perché la Terra è grande e gira molto velocemente, ma la gravità è molto più potente, è circa 300 volte più potente. Quindi questo è il motivo per cui non siamo sbalzati fuori semplicemente dal moto di rotazione, perché la gravità ci tiene più fortemente di quanto la rotazione cerchi di sbalzarci fuori. Qui effettivamente si sa che Newton fece
il calcolo un paio di volte, e una volta era abbastanza sbagliato, e la cosa divertente è il motivo per cui era sbagliato, che la formula era giusta, quindi sono soltanto i dati che erano sbagliati. Newton usò i dati di Galileo, il quale per qualche motivo aveva una valutazione del raggio medio della Terra che era sbagliata di circa 700 km, quindi praticamente 10%, e vi ho appena citato il fatto che invece Eratostene l'avesse praticamente giusta, no? Quindi Newton usò i dati di Galileo, è rimasto tra l'altro il contratto di affitto che la madre aveva fatto a uno dei suoi affittavoli sul davanti, e sul dietro, no, Newton usava queste carte, no, per fare i suoi conti. Poi fece una seconda volta un calcolo più accurato, ottenne più o meno il valore che vi ho detto, 300 in realtà è 350 volte, e questa è la risposta. Ed è già un grande risultato, perché non è più una risposta di tipo filosofico come quelle che dava Galileo, come abbiamo letto appunto 3 anni fa, o come può leggere chiunque leggendo i dialoghi. Qui c'è un calcolo che dice semplicemente il motivo per cui le cose non funzionano è che una forza è più grande dell'altra, e molto più grande, perché addirittura 300 volte. Quindi c'è un passaggio, diciamo, quantitativo ormai, non è più filosofia, ma è diventata scienza, anche se Newton continua a chiamarla filosofia naturale. Ma la cosa più importante che lui fece con quella formuletta fu la seconda parte, quella strana frase che lui aveva detto, che era qua, dice... questo che ho appena detto è quella frase parentetica: dopo aver trovato come valutare la forza con cui un globo che ruota entro una sfera preme sulla superficie della sfera, cioè dice, dopo aver calcolato la forza centrifuga di un moto circolare, lui continua dicendo, dalla regola di Keplero secondo la quale i tempi periodici bla 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 bla. Ora, questa regola di Keplero che cos'è? È quella semplicemente che noi oggi chiamiamo la seconda legge di Keplero, anzi, pardon, la terza legge di Keplero, quella che lega il tempo di rivoluzione di un pianeta intorno al Sole con la distanza di questo pianeta dal Sole. E le proporzioni sono che il tempo al quadrato è proporzionale al raggio al cubo, è quello che lui chiama sesquialtero, no? Ma questo era semplicemente. Ora, se uno usa la formula che Newton ha trovato, la formula di Newton-Huygens per il moto circolare, e usa la terza legge di Keplero, è un calcolo di 2 righe, ma letteralmente, cioè non c'è assolutamente nulla di difficile, è pura algebra, si sostituisce quello che la legge di Keplero dice nella formula di Newton e si ottiene quello che è la legge di gravitazione universale, cioè il fatto che le forze che trattengono i pianeti, queste sono di nuovo le parole di Newton, nelle loro orbite, debbono stare fra loro come i quadrati delle distanze dei pianeti stessi dal centro intorno ai quali ruotano. Cioè Newton scopre, a 24 anni, la legge di gravitazione non universale. Come mai manca l'aggettivo? Beh, perché la scopre anzitutto in un caso molto semplice, cioè orbite circolari, ma noi sappiamo che la prima legge di Keplero in realtà ci dice che le orbite sono ellittiche, quindi quella è semplicemente un'approssimazione. Poi la legge di Keplero che lui ha usato, la terza legge di Keplero, vale per il moto dei pianeti intorno al Sole. Ma nessuno ci dice, per esempio, che valga per, non c'è niente di simile, ad esempio, per il moto della Luna intorno alla Terra, anche perché la legge di Keplero dice che c'è una proporzionalità, no? Il rapporto fra il quadrato dei tempi e il cubo dei raggi è sempre uguale, no? Ma sempre uguale, se c'è soltanto uno dei pianeti, cioè se c'è soltanto la Luna che gira intorno alla Terra, è sempre uguale a che cosa? E allora è qui che interviene la novità del pensiero di Newton, cioè nel caso del sistema solare c'è la legge di Keplero che mi permette di fare questo calcolo, ma nel caso della Terra, dove c'è un solo satellite, un solo pianeta, diciamo, che gira intorno alla Terra, cioè la Luna, cosa si può fare? Ed è qui che lui ha questa idea brillante, per l'appunto, di dire, ma in fondo come mai la Luna è lì che gira intorno alla Terra? Non potrebbe essere, e qui naturalmente bisognava pensarla in maniera molto diversa da chiunque altro prima di lui, eccetto forse Cartesio, non potrebbe essere che la Luna, se non ci fosse nessuno che la tira, in particolare la Terra, se ne andrebbe per i fatti suoi in linea retta, come diciamo oggi noi, se ne andrebbe per la tangente, no? In linea retta, e questo non potrebbe essere, e in realtà poi la prima legge del moto, quella che poi nei principi verrà appunto enunciata come prima legge del moto, cioè il fatto che se non c'è niente che interviene su un corpo, questo corpo continua il suo stato di moto di rettilineo uniforme all'infinito, cioè ci deve essere qualcosa che la trascina via da questo moto rettilineo, e questo qualcosa dovrebbe essere per l'appunto l'attrazione. E allora l'idea di dire, ecco, la Luna se ne andrebbe in linea retta, se non va in linea retta è perché la Terra la tira,
Dunque c'è un'accelerazione verso la Terra, da parte della Terra, nei confronti della Luna. Quanto deve valere questa accelerazione? Beh, naturalmente la Luna è là, non sappiamo assolutamente quanto possa valere. L'idea di Newton è, ma non potrebbe essere che la forza con cui la Terra attira la Luna sia la stessa con cui la Terra attira le mele, per l'appunto, o qualunque altro corpo e le fa cadere. Ora, la forza con cui la Terra attira le mele o qualunque altro corpo è nota, è la forza di gravità, ma gravità all'epoca voleva soltanto dire la forza che poi dà il peso, diciamo così, alle cose sulla Terra. E l'idea di Newton è di provare a vedere se questa forza che fa cadere le mele non sia la stessa che fa cadere la Luna. Ora, come si fa a fare questo? Beh, allora abbiamo detto, se non ci fosse, supponiamo che senza questa forza la Luna andasse in linea retta, cerchiamo di calcolare di quanto cade la Luna. Newton fa i calcoli. Se noi facciamo i calcoli oggi con le misure giuste, che sono 384.400 km per la distanza media fra la Terra e la Luna, 27 giorni, 7 ore, 43 minuti per il mese lunare, e facciamo, appunto, calcoliamo esattamente l'accelerazione della Luna, vediamo che è esattamente la stessa che si avrebbe cioè facendo la proporzione con l'accelerazione di gravità, che invece è 9,8 metri al secondo quadrato. Ma a parte questi calcoli che potremmo fare oggi e vengono esattamente uguali, no? Senza grandi problemi, lui invece fece i calcoli con i dati che aveva a disposizione. Ora è interessante vedere quali sono questi calcoli, senza farli naturalmente, no? Cioè vedere però quali sono i dati che lui usa. Ora lui prende i valori antichi, ho già citato prima che Eratostene aveva valutato il raggio terrestre, 6.300 km più o meno, molti di voi sapranno, ricorderanno qual è il modo in cui Eratostene lo fece, e tra l'altro questo è di nuovo un sintomo, un segno di genialità dei pensatori dell'antichità, cioè semplicemente di osservare, si sapeva che c'era un pozzo ad Assuan, praticamente dove oggi c'è la diga di Assuan, un pozzo che in un certo giorno dell'anno riceveva i raggi della Luna in maniera perfettamente perpendicolare, cioè non davano ombra, no? Il raggio del Sole entrava direttamente dentro il pozzo. E allora Eratostene fece una misura lo stesso giorno ad Alessandria d'Egitto, invece, misurando l'ombra, la lunghezza dell'ombra di un bastone di lunghezza nota che faceva il Sole, e poi fece una proporzione, semplicemente, sapendo esattamente quanto era la distanza fra Assuan e Alessandria d'Egitto, e facendo la proporzione con l'ombra, riuscì a capire qual era la circonferenza terrestre, dunque il raggio terrestre. Anche Eratostene dovette fare delle misure, qui in particolare doveva calcolare la distanza fra Assuan e Alessandria d'Egitto. Come fece? A cammello. Si sapeva più o meno quanto il cammello camminava in una giornata, lui fece il suo viaggio, moltiplicò i giorni di viaggio del cammello per la distanza percorsa in un giorno e trovò queste cose. Ora, con questi mezzi rudimentali, perché sono veramente rudimentali, trovò un'approssimazione che è perfetta, perché oggi noi sappiamo che circa 6.370 km e lui calcolò circa 6.300, quindi un errore di 70 km l'1%, cioè abbastanza poco, no, direi. Mancava però la distanza dalla Terra alla Luna. Quella si fa in maniera un po' più complicata, ma la fecero anche comunque i greci, in particolare Iparco. Iparco era uno dei più grandi scienziati dell'antichità, peccato che non ha lasciato tutti i manoscritti, no? Esattamente come Newton. Iparco, tra l'altro, scoprì l'America. Ora, questa sembra una cosa assurda, no, da dire, ma in realtà è così, è stato tramandato poi dagli storici. Come scoprirono l'America i greci senza andarci, tra l'altro, facendo solo i conti, cioè solo con la testa? E questo Iparco lo venne a sapere semplicemente confrontando praticamente le maree che si avevano da una parte e dall'altra parte dell'oceano, perché c'erano stati in quegli anni naturalmente le spedizioni di Alessandro fino in India, voi sapete, no? E quando Alessandro andò a conquistare il resto del mondo e in particolare l'India, si portò dietro filosofi, letterati e in particolare anche gli scienziati. Gli scienziati arrivarono nell'oceano indiano e si accorsero, cioè semplicemente registrarono le maree che si avevano nell'oceano indiano. E invece dall'altra parte c'erano state spedizioni dei greci che erano arrivate fino ai mari del nord e anche lì avevano registrato le maree.
Allora, mettendo a confronto le maree del mare del nord con le maree dell'oceano indiano, il parco si accorse che non potevano essere le stesse. Quindi sapevano ovviamente che la terra era rotonda, il mito che gli antichi pensassero che la terra era piatta è semplicemente una leggenda metropolitana. Tra l'altro, che la terra sia rotonda lo si vede, no? Perché quando ci sono le eclissi, no? E la luna viene oscurata, si vede che l'ombra è rotonda, no? E quindi è l'ombra che la terra sta facendo, lo si vede a occhio, no? E allora che cosa dedusse il parco dalla differenza tra le maree nel mare del nord e nell'oceano indiano? Che poiché la terra è rotonda, se ci fosse stato un unico mare le maree sarebbero state uguali, dunque ci doveva essere qualcosa in mezzo che impediva alle maree di essere uguali, e doveva essere tra l'altro qualcosa che praticamente tagliava l'intera terra, perché altrimenti se fosse stata solo una grande isola ovviamente l'acqua sarebbe passata intorno. Quindi dedusse non solo l'esistenza dell'America, ma addirittura l'esistenza di un continente che andava praticamente dal polo nord al polo sud, che è esattamente quello che l'America fa. E tra l'altro, volendo, si sarebbe anche potuto vedere l'America sulla Luna. Questo gli astronomi dicono, io ho provato più volte a guardarla a occhio nudo, naturalmente non ci sono mai riuscito. E guardando nel momento opportuno la Luna, si vede riflesso, in certi momenti, no, del mese, si vede riflessa l'ombra praticamente dell'America sulla Luna. Adesso non so se ce l'abbiamo qua, vedete che c'è qualcosa di nero, no, sulla Luna, però si muove, quindi forse non è esattamente l'America, no? Però questo era per dire che il parco non è uno da prendere sotto gamba, cioè era il più grande astronomo dell'antichità, il più grande scienziato dell'antichità, riuscì a calcolare per esempio la precessione degli equinozi. Ora, questa è un'impresa veramente titanica, perché la precessione degli equinozi è un fenomeno che ha una durata di circa 26.000 anni, e quindi è un fenomeno lentissimo. Più o meno si passa da una costellazione all'altra ogni 2000 anni, e questo fa sì tra l'altro che tutti gli oroscopi siano sbagliati, perché ormai, no, sono cambiate tutte le case, no? Quindi state attenti quando credete agli oroscopi, no? Perlomeno prendeteli giusti, no? Fate una casa di differenza rispetto a quella che vi viene assegnata. Ebbene, dicevo, il parco aveva fatto un calcolo di quanto fosse la distanza fra la Terra e la Luna, e l'aveva calcolata di circa 60 raggi terrestri, circa, no? E allora Newton aveva questi due dati a disposizione, la misura del raggio terrestre di Eratostene e la misura della distanza Terra-Luna fatta da Ipparco. Ora, la cosa che sia, il fatto che sia 60 raggi terrestri è molto utile, no? Perché ci fa capire che se la legge di gravitazione è esattamente quella che Newton immaginava, cioè proporzionale al quadrato della distanza, allora la gravità sulla Luna, la gravità che la Terra esercita sulla Luna, che è a 60 raggi terrestri da noi, deve essere 60 per 60, perché va col quadrato, 3600 volte più piccola di quella che la Terra esercita qua giù, alla distanza di un unico raggio, perché noi siamo sulla superficie, no, per l'appunto. E allora questa deve essere la proporzione. Cioè, noi sappiamo con che velocità cade la mela, no, diciamo così, e dobbiamo calcolare se la Luna cade con una velocità che è 3600 volte più piccola. Facciamo i conti con queste misure che vi ho detto, ma lo si fa con la calcolatrice a mano, non c'è niente di nessuna matematica trascendentale, e viene fuori circa 3660 volte. E 3660 e 3600 sono abbastanza simili, e infatti, dice Newton, corrispondono quasi esattamente. Quasi esattamente non gli diede problema il quasi, perché sapeva anche lui che i dati che aveva usato erano approssimati, no? Quindi non poteva immaginare che venissero esattamente così, però erano più o meno gli stessi, no? E il fatto che fossero più o meno gli stessi gli fece capire che allora probabilmente no, aveva effettivamente trovato la cosa giusta. Tra l'altro, vi dico soltanto così en passant, 3600 secondi, attenzione, l'accelerazione sulla Terra è metri al secondo quadrato, no? Ma secondo quadrato ci sono 3600 secondi in un minuto, no? Poiché lassù è più lenta, no, di 3600 volte, la Luna cade in un secondo, pardon, la Luna cade in un minuto della stessa quantità di cui una mela cade sulla Terra in un secondo. E allora ecco che i calcoli diventano anche abbastanza facili. Lui nei principi ne fece di molto complicati, ma sempre usando questo fatto. Sappiamo esattamente qual è la differenza di proporzione. Sulla Terra succedono le cose in un minuto, in un secondo, sulla Luna la Terra ha un'attrazione che è pari per l'appunto alla stessa quantità, però al minuto. E allora con questi risultati naturalmente Newton
passò praticamente alla storia. La storia poi continua, ovviamente, perché siamo appunto soltanto nel 1666, quindi Newton ha scoperto o ha intuito che potrebbe essere quella la forza di gravitazione, ma il cammino per arrivare ai Principia fu molto lungo, perché i Principia furono pubblicati nel 1687. Ora, come mai si aspettò così tanto? Beh, in parte lo capiremo domani e dopodomani, perché Newton ad un certo punto incominciò a interessarsi d'altro. Anzitutto si interessò d'ottica, come vedremo appunto domani, poi si interessò di alchimia, di teologia, anzi le cose di cui si interessò di più durante la sua vita furono proprio l'alchimia e la teologia. Questo è strano da dirsi, ma in realtà quasi tutta la sua produzione dagli anni 70 in poi fu dedicata a questi argomenti. Nell'alchimia non cavò un ragno dal buco, lo vedremo domenica. In teologia invece sì, fu considerato tra l'altro da Locke, che non era poi uno sprovveduto, no? Uno dei grandi filosofi inglesi, forse il più grande teologo della sua età, del 1600, quindi era un esperto anche di altre cose. E praticamente perse interesse in queste cose. Ci sono moltissime lettere che leggeremo in questi due giorni che ci rimangono, in cui lui continua a dire: non mi fate domande su ste robe perché io ho cose più importanti a cui rivolgermi, no? E naturalmente tutte queste cose erano tenute segrete anche per motivi abbastanza imbarazzanti che diremo domenica, perché insomma le sue idee non erano proprio completamente ortodosse. Ma successe che nel 1684 alla Royal Society, che era un'associazione all'epoca abbastanza recente, in cui si riunivano scienziati di vario genere, dilettanti ma di grande valore, si fece una scommessa fra tre personaggi, ciascuno dei quali importante per motivi differenti. Uno era Christopher Wren, che era uno dei grandi polymath, come si potrebbe chiamare, eclettici del tempo. Era colui che diresse tra l'altro la ricostruzione della città di Londra dopo il grande incendio del 1666. C'era Halley, che tutti conoscono perché ha dato il nome alla cometa, appunto, che si chiama la cometa di Halley, e c'era Robert Hooke, che era un altro dei grandi scienziati di quell'epoca, di cui parleremo a lungo domani, perché fu con lui che Newton ebbe le due dispute più feroci nel corso della sua vita. E Hooke sosteneva di essere riuscito ad arrivare anche lui alla legge di gravitazione universale, sosteneva di aver capito, e domani vedremo anzi addirittura le testimonianze, di aver capito che la gravitazione doveva funzionare inversamente proporzionale al quadrato della distanza, però non riusciva a fare i calcoli, non era un gran matematico. E allora continuava a dire: ma io ho trovato questa legge alla Royal Society. E allora Wren fece una scommessa, dice: vabbè, facci allora i conti, no? Facci vedere che effettivamente da questa legge si può derivare il moto dei pianeti come esso è, e ti diamo 40 scellini. E Hooke accettò la scommessa, il tempo passò, naturalmente la cosa non andò a buon fine, e dopo qualche mese Halley andò a trovare Newton per qualche motivo e gli chiese: ma lei non è che sappia che cosa succede nel caso che ci sia una forza inversamente proporzionale al quadrato della distanza? E Newton disse: sì, certo che lo so, ci sarebbe un'orbita ellittica, no? Che, notate, sono esattamente le orbite che Plero aveva enunciato nella sua prima legge. E Halley rimase stupito, perché era proprio di questo che si era parlato nella scommessa. Dice: lei come lo sa? Dice: l'ho calcolato, no? E dice: allora mi faccia vedere i conti. E li ho persi. Sì, ho capito, un altro di quelli, no? E allora se ne andò un po', diciamo così, demoralizzato. Ma dopo qualche settimana, Newton, che in realtà non li aveva affatto persi, perché poi si sono ritrovati, ma era sempre restio a far sapere le cose, in realtà gli mandò una lettera. E questa lettera fu probabilmente, anzi sicuramente, perché non credo ci sia mai stato un caso del genere, il lavoro scientifico più importante mai scritto nella storia della scienza, perché sono solo 9 pagine in cui c'è una tale quantità di risultati che avrebbero fatto felice chiunque, no, per 2 o 3 cattedre, oggi gli avrebbero dato un premio Nobel, no, per conto suo, e non c'è la risposta alla scommessa di Halley. E questa è una cosa molto interessante per gli storici della scienza: in tutti i Principia poi, che furono pubblicati 3 anni dopo, la risposta, cioè il fatto che se la legge di gravitazione è l'inverso del quadrato della distanza, allora le orbite sono ellittiche, non c'è. Però c'è il contrario.
Ora notate che nel 66, quando Newton era un ragazzo, no, aveva trovato effettivamente che era così. Se le orbite sono ellittiche, la legge deve essere quella, inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Ora, cosa fece nella lettera ad Halley e cosa aveva già fatto prima? Qual era il conto che Newton aveva fatto? Si era accorto che non soltanto nel caso banale delle orbite circolari, ma anche nel caso delle orbite ellittiche, anzi ancora di più, anche se le orbite erano iperboliche o paraboliche, cioè se c'era una qualunque sezione conica, allora qualunque orbita di quel genere doveva essere prodotta da una forza esattamente come quella di cui stiamo parlando, cioè la forza di gravitazione, la forza inversamente proporzionale al quadrato della distanza. Newton poi studiò anche casi differenti, la legge di Keplero dice per esempio che il centro dell'attrazione è uno dei fuochi dell'ellisse. Newton studiò che cosa sarebbe successo nel caso che invece il centro dell'attrazione fosse stato il centro dell'ellisse, l'incontro degli assi, studiò cosa successe nel caso delle spirali, no? E così via, insomma tutto in questa letterina. Halley naturalmente quando ricevette questa cosa disse, oh poveri noi, altro che scommessa, qua siamo andati ben oltre, no? Senza notare che la scommessa non era stata risolta. E allora ritornò da Newton e gli disse, insomma lei non ci può lasciare con una lettera semplicemente, non deve mettere le cose più in dettaglio. E Newton effettivamente ebbe un altro di questi momenti, anzi durarono 3 anni, di possessione intellettuale. Cioè per 3 anni, dall'84, 1684 al 1687, in questa esplosione creativa in cui poi racconta il suo compagno di camera, che era anche il suo assistente, eccetera, praticamente non dormiva, non mangiava, continuavano giorno e notte, lui continuava a scrivere, dice ogni tanto lo mandavano a fare una passeggiata, lui scendeva fino in giardino, poi tornava dietro di corsa, scriveva in piedi senza nemmeno sedersi, gli portavano da mangiare, non mangiavano e così via. No, per 3 anni è andato avanti così. E notate, forse vi ricorderete da un paio di anni fa quando parlavamo di Einstein, più o meno anche Einstein fece la stessa cosa negli anni tra il 10 e il 12 quando lavorava alla relatività generale, cioè ci devono essere questi momenti in cui uno effettivamente si immerge completamente dentro la ricerca e cerca di trovare per l'appunto questi risultati. Comunque la faccenda è che nel 1687 questo libro enorme che da 9 pagine era diventato in realtà 3 libri, libri interi, fu pubblicato, si chiamava appunto i principi matematiche naturali filosofie, i principi matematici della filosofia naturale e fu il libro che cambiò la storia della scienza. In questo libro cosa c'è? Beh, c'è tutto praticamente, perché ci sono ovviamente le leggi della gravitazione, eccetto l'inverso come ho detto, ma c'è un buon motivo, perché in realtà nel corso del libro Newton risolve un caso più generale addirittura, ma lo risolve molto all'indietro nel libro, verso la fine del primo libro, usando dei metodi che non sono i metodi geometrici che lui aveva deciso di usare. Come mai? Questa è una cosa che tra l'altro poi ha fatto pensare e discutere gli storici, che lui avesse inventato in pratica il calcolo infinitesimale, ma i principi del suo grande libro l'avesse scritto alla maniera di Euclide ancora. E qualcuno pensa che semplicemente lui avesse trovato i risultati con l'analisi e poi li avesse tradotti in geometria. Però di questo non c'è traccia, nonostante abbiamo queste casse piene di documenti in cui ci sono addirittura le liste della spesa, appunto, della madre, i contratti d'affitto, eccetera, non c'è nessuna traccia del fatto che lui abbia fatto prima una cosa poi l'altra. Lui pensava in maniera geometrica. E lo disse tra l'altro, lo disse anche perché per lui la geometria era la vera disciplina. Scrisse una volta, in tempi recenti uomini desiderosi di aggiungere qualcosa alle scoperte degli antichi hanno associato l'aritmetica delle variabili alla geometria, l'aritmetica delle variabili è per l'appunto l'analisi. I progressi che ne sono derivati sono molti e di vasta portata se l'occhio guarda all'abbondanza della produzione, ma minimi se si guarda invece alla complessità delle conclusioni. Molte volte infatti questi calcoli esprimono in modo insopportabilmente tortuoso delle quantità che in geometria vengono indicate mediante il semplice tracciamento di una linea. Cioè per lui il fatto di fare dimostrazioni geometriche era l'essenza del mondo. Il mondo era geometrico, se si voleva fare un trattato sul mondo bisognava farlo in quel modo, no? E dunque in maniera geometrica. E allora certo si poteva fare anche il contrario, si poteva risolvere
riuscire a risolvere la scommessa che avevano fatto Halley, Hooke e Wren, ma in realtà bisognava farlo con dei mezzi che non erano quelli che lui voleva fare, quindi lui sapeva benissimo come farlo, ma non lo mise dentro i principi. Tra l'altro, chi di voi fosse interessato e non avesse avuto abbastanza questa sera, può leggere quello che forse è la spiegazione più elegante che io abbia mai trovato. È un libro della Zanichelli ed è di Richard Feynman, un altro bel personaggio, un altro bel genio, diciamo così, del Novecento, forse dopo Einstein il genio più famoso della fisica dello scorso secolo, che si chiama La lezione perduta sulla gravità. E Einstein, Feynman dice, io ho provato, lui la spiegava agli studenti, no, di Caltech, fece quel famoso testo di fisica che molti di voi conosceranno, i tre libri della fisica di Feynman, ma la gravitazione non l'aveva fatta, ed un giorno andò a farla semplicemente in un corso altrui e disse, ho cercato di seguire le dimostrazioni di Newton, ma non sono riuscito a capirle, perché Newton usa appunto questi mezzi di geometria che all'epoca erano in pratica il linguaggio comune dei matematici, oggi per noi non lo sono più, noi siamo abituati ad usare l'analisi, e allora ho provato, dice Feynman, a rifare la dimostrazione in maniera geometrica ma a modo mio, ed è una dimostrazione bellissima, tra l'altro preceduta da un centinaio di pagine di spiegazioni, e questo forse è quello che vi consiglio di leggere se volete leggere, avere un'idea, diciamo perlomeno, di quello che Newton fece nella gravitazione, ma un'idea veramente matematica, cioè con le dimostrazioni, altrimenti potete leggere sempre della Zanichelli, la traduzione di alcuni brani dei Principia, che sono stati fatti negli anni 20, 1920, da Enriquez, e sono stati semplicemente riproposti in un'edizione anastatica. Non c'è tutto il Principio, perché il Principio sono un tomone così, e chi ci si mette dentro naturalmente poi può perderci l'intera vita, perché come ho detto prima, dentro il Principio non ci sono soltanto le soluzioni ai problemi della gravitazione, ma c'è di tutto veramente, c'è il calcolo per esempio delle maree, il calcolo del moto della Luna, il calcolo del moto delle comete, c'è l'intero secondo libro che è dedicato al moto dentro i fluidi, perché naturalmente l'atmosfera per esempio è un fluido, l'acqua è il fluido. Molti di voi avranno visto ad esempio le spedizioni delle navicelle spaziali e si saranno chieste come mai per esempio la capsula che ritornava sulla Terra aveva questa strana forma, invece di essere fatta ogiva con la punta così, era fatta così ma era tagliata sopra, no? Cioè aveva questo strano taglio. Beh, quello è un calcolo che fece Newton, cioè nel 1687, pensate, 300 anni prima che si andasse sulla Luna, in realtà lui aveva già calcolato qual era la forma ottimale che avrebbe dovuto avere un'ogiva, lui la calcolava tra l'altro nell'acqua, no? Ma è la stessa cosa nell'aria, no? E quella è la formula che si ottiene, no? Quindi addirittura queste cose si trovano, ma è meglio naturalmente se uno legge i principi a cercare di seguire l'argomento principale. C'è un testo in inglese che si chiama L'argomento centrale dei principi, poi se qualcuno è interessato magari gli do le informazioni bibliografiche, questo è un testo invece abbastanza ponderoso, 500 pagine, che di nuovo consiglio per coloro che invece volessero conoscere i dettagli, ma solo dell'argomento scheletrico, diciamo, quello che serve per arrivare a trovare la legge di gravitazione universale. E ci sono le parti del principio commentate con tutte le dimostrazioni che Newton non dava, perché appunto spesso erano soltanto dei cenni. E poi, dulcis in fundo, c'è questo fatto che alla fine Newton era così restio a far conoscere i suoi risultati che scrisse poi nella prefazione al terzo libro queste parole. Dice, avevo composto il terzo libro in maniera divulgativa, pensate, avremmo potuto leggerlo stasera, così che potesse essere letto da molti. Ma coloro che non capissero sufficientemente bene i principi stabiliti avrebbero una percezione molto sbiadita della forza dell'argomento e non abbandonerebbero i pregiudizi ai quali si sono assuefatti da anni. Dunque, perché non potessero essere sollevate dispute, ho tradotto la sostanza del libro in proposizioni di tipo matematico, così che esse possono essere lette solo da coloro che sono prima passati attraverso i principi. Cioè l'aveva scritto come si doveva scrivere, no? In forma divulgativa, e poi lo ritrascrisse in forma invece matematica e effettivamente molto complessa, eccetera. Fortunatamente questo libro si è salvato, si chiama Il sistema del mondo, purtroppo non è più in commercio in Italia, è stato edito da Teoria, molto
molti anni fa, negli anni 60, io non sono riuscito a trovarlo, c'è appunto un libro che si chiama Il sistema del mondo di Newton, insieme agli scoli classici. Gli scoli classici sono delle osservazioni che Newton fece, che vanno molto d'accordo con la parte esoterica del suo pensiero, di cui parleremo poi domenica soprattutto, e su questo appunto vorrei concludere questa sera. Quale fu l'idea di Newton? Pensate oggi alle battaglie che fanno gli scienziati per questione di priorità, per cercare di dire no, ho trovato io prima di te questa cosa. Ebbene, Newton in uno di questi scoli dice, ma io non ho trovato la legge di gravitazione universale. Notate, Laplace, che fu uno dei grandi matematici e meccanici dell'Ottocento, disse, beato Newton, c'era un'unica legge universale della natura, l'ha trovata lui, no? E quindi dico, insomma, uno poteva anche, poi non è vero, perché ce ne sono tante, perché le forze sono tante, no? Però, insomma, questo era uno dei grandi risultati della storia della scienza. E Newton disse, ma non l'ho mica trovata io. Quella l'aveva già trovata Pitagora in realtà. Io l'ho solo riscoperta, perché Newton era uno di quelli che seguivano questa teoria della prisca sapientia, che gli antichi sapevano tutto ovviamente, no? E poi in parte il loro sapere era stato dimenticato, ma in parte l'avevano celato, l'avevano raccontato in forma che non si potesse capire, esattamente come poi faceva lui, no? In maniera matematica, perché bisognava che andasse soltanto a coloro che se lo meritavano. Ora, come si arriva alla forza di gravitazione universale? Passando attraverso Pitagora, perché cioè, non il teorema di Pitagora, ma la teoria pitagorica. Ora, l'argomento è divertente, è un po' strano, insomma, ma l'idea di Newton è questa, no? Pitagora, voi saprete la storia che racconta Giamblico, che un giorno Pitagora, passeggiando per le strade di Crotone, aveva insieme alla sua coorte di studenti, io faccio sempre questo esempio che i filosofi sono come le comete, per l'appunto, di cui stavamo parlando prima, una testa brillante seguita da una coda di detriti, no? E spesso non è nemmeno così brillante la testa, ma i detriti di dietro sono sicuramente così, no? E allora Pitagora passeggiava per Crotone, no, in questo modo, seguito da tutti i suoi discepoli detriti, e passarono di fronte alle botteghe di un fabbro ferraio. E passando di fronte a queste botteghe sentivano dentro i rumori che faceva la gente che lavorava, naturalmente, perché per permettere ai filosofi di passeggiare poi ci deve essere qualcuno che lavora per loro, no? E Pitagora volle capire che cosa succedeva dentro la bottega del fabbro ferraio. Entrò, ci racconta Giamblico, e fece esperimenti. Il primo esperimento era un esperimento da filosofo, prese due martelli uguali, li batté su un'incudine e scoprì che i suoni erano uguali. Però Pitagora non era solo un filosofo, era anche un matematico, quindi andò oltre, no? Prese due martelli diversi, questa volta uno doppio dell'altro, no? E l'altro metà di quell'uno, li batté sull'incudine, no? E scoprì che i suoni erano uguali, di nuovo, ma o meglio, era la stessa nota, ma non alla stessa altezza come prima, bensì a quello che si chiama la distanza di un'ottava, no? Cioè, in altre parole, raddoppiando il peso dei martelli, si dimezza la frequenza, no? Diciamo così, il suono sale, no? E quindi c'è un rapporto inverso, no? La frequenza è inversamente proporzionale, no? In questo caso al peso, però poi Pitagora fece degli esperimenti anche con le corde, naturalmente non ci sono soltanto gli strumenti a martello, no? Le percussioni, ma ci sono anche gli strumenti pizzicati come la chitarra, no? O il violino, che non è pizzicato ma comunque, no, fa suoni in quel modo, e anche lì le leggi sono uguali. Se voi prendete una corda e la pizzicate, quella fa un suono; se voi dimezzate la corda, quella fa lo stesso suono, ma un'ottava più sopra. Quindi la frequenza è inversamente proporzionale alla lunghezza della corda. Pitagora scoprì anche che, e questo lo vedete quando gli strumenti vengono accordati, no? Cioè si può tendere la corda, no? Più o meno. E lì la legge che regola la tensione della corda è che la frequenza è direttamente proporzionale alla radice quadrata della tensione. Se voi volete raddoppiare la frequenza dovete quadruplicare, no, la tensione. Allora, poiché c'è la radice quadrata della tensione inversamente proporzionale alla lunghezza, se voi togliete la radice quadrata dovete aumentare la lunghezza al quadrato, no? Quindi la tensione della corda è inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza della corda. Ora, e questo cosa c'entra con i pianeti? Arriva l'idea, perché Newton dice, questa è la vera scoperta di Pitagora, no? Che la tensione è inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza della corda. Allora Pitagora però l'ha raccontata in modo che coloro che sapevano capissero,
e gli altri credessero invece che lui stava raccontando semplicemente una metafora, che è questa metafora dell'armonia, delle sfere, la musica, dell'universo, il cosmo, eccetera. Cioè l'idea è l'universo è una lira, suonata da Apollo, no? Naturalmente, quelli poi c'entrano sempre, no? E questa lira quante corde ha? 7 corde perché, non perché ci sono 7 note, ma perché ci sono 7 pianeti, naturalmente per i greci erano pianeti tutto ciò che si muoveva, no? Quindi il sole, la luna, no? E così via, e i 5 pianeti che rimanevano. Allora questa lira suonata da Apollo soddisfa alle leggi che abbiamo detto, no? Cioè la corda che collega queste cose, no? Alla Terra, no? I pianeti alla Terra, è una corda la cui tensione è inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza della corda. Ma la tensione della corda che cos'è fuori di metafora? È ciò che lega la Terra con questo pianeta, è quella che noi chiameremo la forza di attrazione. E la lunghezza della corda è semplicemente la distanza fra il pianeta e la Terra. E allora la scoperta di Pitagora, secondo Newton, è che la tensione, cioè l'attrazione fra un pianeta e la Terra, è inversamente proporzionale al quadrato della distanza, cioè la sua legge. E questo è uno degli scoli classici, in cui lui cerca di dire, ma non l'ho fatto io ho solo riscoperto, no, quello che aveva fatto Pitagora. È uno strano modo, naturalmente, di agire, di pensare, noi oggi siamo esattamente al contrario. Newton mentiva, sapendo di mentire, perché è vero che Pitagora scoprì l'inverso della lunghezza, ma la radice quadrata della tensione, quella è una cosa che avevano scoperto poco prima di Newton in realtà, ancora il papà di Galileo credo che l'avesse sbagliata, quindi Newton aveva trovato le leggi giuste e mentiva perché secondo lui era meglio far credere che l'avesse scoperta Pitagora, era più importante, no? Aver riscoperto qualcosa che Pitagora aveva già scoperto che non dire ho scoperto qualcosa di nuovo. Vabbè, quelli erano i tempi, ma io direi che per questa sera abbiamo fatto abbastanza. Notate che ho detto poco dei principi, perché in fondo l'idea fondamentale, il fatto che la luna cada in maniera proporzionale a quanto la mela cade sulla Terra, beh, quella Newton la ebbe in quegli anni fatidici, 64-65 fino a metà del 66. Domani parleremo dell'ottica, ma rimarremo sugli stessi anni. Perché sempre in quegli anni Newton fece anche i famosi esperimenti col prisma che lo portarono a stabilire qual era la natura appunto della luce. E invece domenica ci rivolgeremo a questa parte più esoterica del suo pensiero, cioè l'alchimia e la teologia, anche perché poi dalla teologia in realtà si passa via via a una visione estremamente alta del mondo, con cui concluderemo poi le nostre letture. Ma per stasera credo che possiamo fermarci qui. Grazie. Dico purtroppo perché nel 1642, qualcuno se lo ricorderà, no, non nel senso che ce l'avate, ma che l'avevate letto, l'8 gennaio del quasi l'Epifania del 1642 Galileo era morto, quindi c'era questo bel passaggio di consegne tra Galileo morto agli inizi dell'anno e Newton nato alla fine dell'anno. Dunque, anzitutto voglio ringraziare come già il quarto anno Festival della Mente, Giulia, che ci permettono di fare un tentativo di penetrare nella mente di qualche grande personaggio della storia. Abbiamo fatto, e qui qualcuno forse se lo ricorderà veramente, prima Galileo 3 anni fa, poi Einstein, poi Darwin lo scorso anno e quest'anno Newton. C'è una piccola differenza, anzi in realtà una grande differenza, che mentre i tre che ho citato sono stati scienziati non necessariamente moderni, perché in fondo Galileo era precedente a Newton, ma scienziati interessati alla divulgazione, che quindi hanno scritto libri che si potevano citare, da cui si potevano leggere pagine intere, Newton è stato esattamente il contrario. Anzitutto era qualcuno che non aveva assolutamente intenzione di far sapere che cosa passava per la sua mente, se la teneva gelosamente custodito. E quando anche poi scrisse delle cose, in particolare il libro più importante della storia della scienza, cioè i principi matematici, i principi matematici della filosofia naturale, beh, insomma, non è un gran piacere leggere queste cose. Quindi questa sera facciamo un esperimento, cioè cercare di penetrare nella mente di un matematico, di uno scienziato, che però è stato un uomo molto poliedrico, lo vedremo soprattutto domani, quando spiegheremo come mai questa citazione dal Vangelo secondo
secondo Giovanni, perché il fatto che venne un uomo mandato da Dio come testimone per rendere testimonianza alla luce, cosa significhi nel Vangelo non lo so, ma sicuramente è l'uomo che più si adatta a questa descrizione proprio Newton, perché è colui che capì per primo la natura della luce, con esperimenti di cui parleremo domani col famoso prisma. Questa sera parliamo invece di un'altra parte della sua vita, ma prima vi dico alcuni fatti, tanto per inquadrare un pochettino l'uomo e lo scienziato. Dunque, anzitutto nacque molto piccolo, prematuro, anche se in realtà forse il fatto che fosse prematuro è un mito, se l'ha inventato lui, perché è nato pochi mesi dopo il matrimonio dei genitori, quindi lui non amava, insomma, far sapere che forse poteva essere, poi non c'era niente di male, insomma, un rapporto prematrimoniale, non c'è stato nessun angelo coinvolto in questo caso a mascherare quello che veramente successe, ma in realtà nacque prematuro e postumo allo stesso tempo, perché il padre morì prima. Qui Conduit capisce un po' meglio naturalmente la cosa, capisce che Newton stava cercando di paragonare il moto della mela al moto della luna, e però ci dice che le cose non funzionarono, che Newton fece un calcolo e che questo calcolo insomma non diede i risultati sperati. Ma prima di tutto ciò, nel 1718, quindi pochi anni prima, 8-9 anni prima, Newton stesso aveva scritto una lettera di cui si è trovata una minuta, non si sa se poi la lettera sia mai stata mandata, ma comunque lui la scrisse, che disse: nello stesso anno 1666, quindi le date coincidono, cominciai a pensare ad estendere la gravità all'orbita della Luna e, dopo aver trovato come valutare la forza con cui un globo che ruota entro una sfera preme sulla superficie della sfera, questa frase tra parentesi, dalla regola di Keplero, secondo la quale i tempi periodici dei pianeti stanno in proporzione sesquialtera con le loro distanze dal centro delle rispettive orbite, non vi preoccupate di questo perché nessuno le capisce oggi, ma poi le spieghiamo, dedussi che le forze che trattengono i pianeti nelle loro orbite debbono stare fra loro come i quadrati delle distanze dei pianeti stessi dai centri intorno ai quali ruotano. E perciò confrontai la forza richiesta per trattenere la Luna nella sua orbita con la forza di gravità alla superficie della Terra e trovai che corrispondevano quasi esattamente. Ora qui è strano, insomma, perché ci sono tante testimonianze, ma sono abbastanza contraddittorie fra di loro. Anzitutto nessuno parla di una mela che cade sulla testa di Newton, come invece tutte le volte la si vede raffigurare, no? Però questa è una storia che è stata raccontata. E si sa anche chi l'ha inventata, probabilmente, il signor Isaac Disraeli, che era uno scrittore, il padre di quello che poi divenne il primo ministro inglese. E evidentemente gli piaceva di più l'idea che gli fosse cascata proprio sulla testa, no? Ed è qui appunto la vignetta, no? Che poi invece fa cadere la noce di cocco o il masso sulla testa di qualcun altro che non può raccontarla. Due di queste testimonianze parlano della mela, tra l'altro. E tra l'altro ce ne sono anche altri testimoni di prima mano, la nipote, il vicepresidente della Royal Society che l'ha sentita raccontare da Newton, ma Newton nella sua lettera non ne parla. Ora questo è interessante perché Newton scrive nel 1718, loro l'hanno sentita raccontare nel 1726, quindi questa mela è possibile che sia arrivata nella testa di Newton in quegli anni, cioè non è stata una cosa giovanile, ma forse lui ha pensato che era più divertente raccontarla in questo modo, per farla capire meglio a questi testoni che poi raccontavano le cose come abbiamo visto prima, no? Sia Conduit che Newton parlano della Luna, ma il primo testimone che non capiva nulla, la Luna non la cita, no? E poi la cosa più interessante è che uno dice che i calcoli non confermarono l'ipotesi e Newton dice invece di sì. Ora, come andarono le cose? Beh, certo non possiamo saperlo, però possiamo immaginarcelo, perché non è così complicato alla fine poi immaginarlo. Anzitutto sono carte, no, per fare i suoi conti. Poi fece una seconda volta un calcolo più accurato, ottenne più o meno il valore che vi ho detto, 300 in realtà è 350 volte, e questa è la risposta. Ed è già un grande risultato, perché non è più una risposta di tipo filosofico, come quelle che dava Galileo, come abbiamo letto appunto 3 anni fa, o come può leggere chiunque leggendo i dialoghi. Qui c'è un calcolo che dice semplicemente il motivo per cui le cose non funzionano è che una forza è più grande dell'altra, e molto più grande perché addirittura 300 volte. Quindi c'è un passaggio, diciamo, quantitativo ormai, non è più filosofia, ma è diventata scienza, anche se Newton continua a chiamarla filosofia naturale. Ma la cosa più importante che lui fece con quella formuletta fu la seconda parte, quella strana frase che lui aveva detto, che era qua, dice
Questo che ho appena detto è quella frase parentetica. Dopo aver trovato come valutare la forza con cui un globo che ruota entro una sfera preme sulla superficie della sfera, cioè dice, dopo aver calcolato la forza centrifuga di un moto circolare, lui continua dicendo, dalla regola di Keplero secondo la quale i tempi periodici bla 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 bla. Ora, questa regola di Keplero che cos'è? È quella semplicemente che noi oggi chiamiamo la seconda legge di Keplero, anzi, pardon, la terza legge di Keplero, quella che lega il tempo di rivoluzione di un pianeta intorno al Sole con la distanza di questo pianeta dal Sole. Le proporzioni sono che il tempo al quadrato è proporzionale al raggio al cubo, è quello che lui chiama sesquialtero, no? Ma questo era semplicemente. Ora, se uno usa la formula che Newton ha trovato, la formula di Newton-Huygens per il moto circolare, e usa la terza legge di Keplero, è un calcolo di due righe, ma letteralmente, cioè non c'è assolutamente nulla di difficile, è pura algebra, si sostituisce quello che la legge di Keplero dice nella formula di Newton e si ottiene quello che è la legge di gravitazione universale, cioè il fatto che le forze che trattengono i pianeti, queste sono di nuovo le parole di Newton, nelle loro orbite, debbono stare fra loro come i quadrati delle distanze dei pianeti stessi dal centro intorno ai quali ruotano. Cioè Newton scopre, a 24 anni, la legge di gravitazione non universale. Come mai manca l'aggettivo? Beh, perché la scopre anzitutto in un caso molto semplice, cioè orbite circolari, ma noi sappiamo che la prima legge di Keplero in realtà ci dice che le orbite sono ellittiche, quindi quella è semplicemente un'approssimazione. Poi la legge di Keplero che lui ha usato, la terza legge di Keplero, vale per il moto dei pianeti intorno al Sole. Ma nessuno ci dice, per esempio, che valga per non c'è niente di simile, ad esempio, per il moto della Luna intorno alla Terra, anche perché la legge di Keplero dice che c'è una proporzionalità, no? il rapporto fra il quadrato dei tempi e il cubo dei raggi è sempre uguale, no? Ma sempre uguale, se c'è soltanto uno dei pianeti, cioè se c'è soltanto la Luna che gira intorno alla Terra, è sempre uguale a che cosa? Memoria. E lui racconta di una conversazione con Newton, in cui Newton gli ricorda il suo percorso matematico a 22 anni. Notate tra l'altro che lui arrivò all'università senza sapere niente di matematica, perché non c'era nei curriculum, nemmeno nel programma di studi dell'università, che era uguale per tutti, tra l'altro c'era un unico piano di studi, no? La matematica arrivava al terzo anno, quindi... racconta Conduit, dice, egli comprò la geometria di Cartesio e la lesse da solo. Quando ne ebbe letta due o tre pagine non riuscì più a capire ciò che leggeva, allora ricominciò e andò avanti per altre tre o quattro pagine, finché non arrivò a un altro punto difficile, allora ricominciò di nuovo, fece qualche altro progresso e andò avanti così, finché si rese padrone del libro senza aver avuto la minima spiegazione o il minimo suggerimento da parte di alcuno. Ora notate, siamo nel 1665, abbiamo detto, 64-65, la geometria di Cartesio è del 1637, quindi era un libro praticamente nuovo all'epoca ed era la fine praticamente del programma di matematica, semmai ci arrivava all'università, e lui se la lesse semplicemente da solo e non solo la lesse ma la capì. Lui la racconta un'altra volta in una maniera più o meno analoga, queste sono parole sue, disse, però molti anni dopo, una trentina di anni dopo, dice, consultando una lista delle mie spese a Cambridge, trovo che nell'anno 1664, poco prima di Natale, essendo io ancora studente del terzo anno di università, acquistai la miscellanea di Schulen e la geometria di Cartesio, che avevo già letto più di sei mesi prima, e la Clavis di un altro matematico, e presi a prestito le opere di Wallis. Beh, Wallis in realtà era uno dei grandi matematici dell'epoca, opere che non erano ancora uscite tra l'altro, perché qui si sta parlando dell'anno 1664 e l'opera di Wallis, che era la più avanzata che si potesse avere nel campo della matematica, uscì poi l'anno dopo, quindi evidentemente circolava manoscritta, e questo studente, che è appunto autodidatta, nel giro di sei mesi o poco più, era arrivato ormai a essere in grado di leggere queste cose. Come mai Newton incominciò a interessarsi di matematica? Questo non lo sappiamo con precisione, però si può immaginare, perché in quegli anni, nel 1664 esattamente, che è l'anno che Newton cita, fu creata quella che si chiama ancora oggi la cattedra lucasiana di matematica a Cambridge. Questo signor Lucas, che era un mecenate, diciamo, aveva creato questa cattedra. Il professor Barrow era stato il primo titolare di questa cattedra e aveva cominciato finalmente
a tenere dei corsi di matematica all'università. E però Newton lo conobbe in una maniera diversa, perché, e qui ricordiamo di nuovo il racconto di Conduit, dice, quando si preparava a conseguire la scholarship, il suo tutor lo mandò dal dottor Barrow, allora professore di matematica, per essere esaminato. Il dottore lo esaminò su Euclide, con le due sorellastre, con i servitori, di aver picchiato molta gente, insomma evidentemente non era soddisfatto. E fu salvato, letteralmente, salvato dalla pastorizia, da questa vita che avrebbe potuto portarlo via, dalla storia della scienza, e chissà quanti ce ne furono effettivamente, magari, di ragazzi che si limitarono poi a lavorare nei campi e che avrebbero avuto delle potenzialità. Ma nel caso suo, perlomeno, lo salvarono, mi duole dirlo, uno zio prete e un professore della scuola che convinsero la madre che, insomma, questo ragazzo forse era sprecato nei campi, era meglio andarlo, lasciarlo seguire le sue doti naturali e mandarla all'università. E quindi lui arrivò a Cambridge, era il 4 giugno del 1660, aveva 18 anni, il giorno dopo fu ammesso al Trinity College e diventerà poi la gloria di questo collegio di Cambridge. La cosa interessante è che la madre, non essendo contenta di questo fatto che lui fosse andato all'università invece di stare a lavorare, non gli pagò la retta, quindi lui entrò come quello che si chiamava subsizer, cioè lo studente lavoratore, uno studente che serviva gli studenti che servivano i professori, quindi di secondo livello, servo dei servi lo diremo oggi, ma anche se questa espressione ha ovviamente un significato diverso. E incominciò a fare quello che richiedeva la scuola, cioè a seguire il piano di studi che all'epoca era classico, cioè logica, fisica, etica, tutti sui volumi di Aristotele. Ed è interessante che lui era anche un grafomane, quindi teneva tutto, il motivo per cui possiamo parlare oggi delle cose che non ha pubblicato, anche dei suoi pensieri, soprattutto giovanili, è proprio perché si sono poi trovate queste casse di documenti conservati e preservati fin dall'adolescenza. E dicevo, ci sono questi taccuini in cui lui prende appunti su queste materie e ad un certo punto smette, salta qualche pagina bianca e poi incomincia per conto suo. Incomincia con una cosa in latino che si chiama questiones quaedam philosophicae, alcune questioni filosofiche, e c'è un motto. E questo motto è amicus Plato, amicus Aristoteles, magis amica veritas. E qui già si vede che cosa sarebbe diventato. Platone amico, amico Aristotele pure, però la verità ovviamente è un'amica maggiore. E in questa lista di problemi che lui pose, notiamo aveva poi 18 anni praticamente, ci sono gli argomenti che divennero di lì a poco il centro di interesse del suo pensiero: il tempo, la materia, il moto, la luce, i colori, la visione. Via via fino agli ultimi titoli conclusivi, i sogni, l'anima, la creazione, Dio. Cioè tutto praticamente, ma la cosa interessante è che su molti di questi argomenti lui effettivamente riuscì a fare scoperte fondamentali. E già in queste note si trovano degli abbozzi di idee che poi saranno sviluppate in seguito, ad esempio la teoria dei colori, la teoria del... Poi uno sprovveduto, no? Uno dei grandi filosofi inglesi, forse il più grande teologo della sua età, del 1600, quindi era un esperto anche di altre cose. E praticamente perse interesse in queste cose, ci sono moltissime lettere che leggeremo in questi due giorni che ci rimangono, in cui lui continua a dire non mi fate domande su ste robe perché io ho cose più importanti a cui rivolgermi, no? E naturalmente tutte queste cose erano tenute segrete anche per motivi abbastanza imbarazzanti che diremo domenica, perché insomma le sue idee non erano proprio completamente ortodosse. Ma successe che nel 1684 alla Royal Society, che era un'associazione all'epoca abbastanza recente, in cui si riunivano scienziati di vario genere, dilettanti ma di grande valore, si fece una scommessa fra tre personaggi, ciascuno dei quali importante per motivi differenti. Uno era Christopher Wren, che era uno dei grandi polymath, come si potrebbe chiamare, eclettici del tempo, era colui che diresse tra l'altro la ricostruzione della città di Londra dopo il grande incendio del 1666, c'era Halley, che tutti conoscono perché ha dato il nome alla cometa, appunto, che si chiama la cometa di Halley, e c'era Robert Hooke, che era un altro dei grandi scienziati di quell'epoca, di cui parleremo a lungo domani, perché fu con lui che Newton ebbe le due dispute più feroci del corso della sua vita. E Hooke sosteneva
di essere riuscito ad arrivare anche lui alla legge di gravitazione universale. Sosteneva di aver capito, e domani vedremo anzi addirittura le testimonianze, di aver capito che la gravitazione doveva funzionare inversamente proporzionale al quadrato della distanza, però non riusciva a fare i calcoli, non era un gran matematico. E allora continuava a dire, ma io ho trovato questa legge alla Royal Society. E allora Wren fece una scommessa, dice vabbè, facci allora i conti, no? Facci vedere che effettivamente da questa legge si può derivare il moto dei pianeti come esso è, e ti diamo 40 scellini. E Hooke accettò la scommessa, il tempo passò, naturalmente la cosa non andò a buon fine, e dopo qualche mese Halley andò a trovare Newton per qualche motivo e gli chiese, ma lei non è che sappia che cosa succede nel caso che ci sia una forza inversamente proporzionale al quadrato della distanza? E Newton disse, sì, certo che lo so, ci sarebbe un'orbita ellittica, no? Che, notate, sono esattamente le orbite che Plero aveva enunciato nella sua prima legge. E Halley rimase stupito, perché era proprio di questo che si era parlato nella scommessa. Dice, lei come lo sa? Dice, l'ho calcolato, no? E dice, allora mi faccia vedere i conti. E li ho persi. Sì, ho capito, un altro di quelli, no? E insieme alla sua coorte di studenti, io faccio sempre questo esempio che i filosofi sono come le comete, per l'appunto, di cui stavamo parlando prima, una testa brillante seguita da una coda di detriti, no? E spesso non è nemmeno così brillante la testa, ma i detriti di dietro sono sicuramente così, no? E allora Pitagora passeggiava per Crotone, no, in questo modo, seguito da tutti i suoi discepoli detriti, e passarono di fronte alle botteghe di un fabbro ferraio. E passando di fronte a queste botteghe sentivano dentro i rumori che faceva la gente che lavorava, naturalmente, perché per permettere ai filosofi di passeggiare poi ci deve essere qualcuno che lavora per loro, no? E Pitagora volle capire che cosa succedeva dentro la bottega del fabbro ferraio. Entrò, ci racconta Giambio, e fece esperimenti. Il primo esperimento era un esperimento da filosofo: prese due martelli uguali, li batté su un incudine e scoprì che i suoni erano uguali. Però Pitagora non era solo un filosofo, era anche un matematico, quindi andò oltre, no? Prese due martelli diversi, questa volta uno doppio dell'altro, no? E l'altro metà di quell'uno, li batté sull'incudine, no? E scoprì che i suoni erano uguali, di nuovo, ma o meglio, era la stessa nota, ma non alla stessa altezza come prima, bensì a quello che si chiama la distanza di un'ottava, no? Cioè, in altre parole, raddoppiando il peso dei martelli, si dimezza la frequenza, no? Diciamo così, il suono sale, no? E quindi c'è un rapporto inverso, no? La frequenza è inversamente proporzionale, no? In questo caso al peso, però poi Pitagora fece degli esperimenti anche con le corde, naturalmente non ci sono soltanto gli strumenti a martello, no? Le percussioni, ma ci sono anche gli strumenti pizzicati come la chitarra, no? O il violino, che non è pizzicato, ma comunque, no? Fa suoni in quel modo. E anche lì le leggi sono uguali: se voi prendete una corda e la pizzicate, quella fa un suono; se voi dimezzate la corda, quella fa lo stesso suono, ma un'ottava più sopra. Quindi la frequenza è inversamente proporzionale alla lunghezza della corda. Pitagora scoprì anche che, e questo lo vedete quando gli strumenti vengono accordati, no? Cioè si può tendere la corda, no? Più o meno. E lì la legge che regola la tensione della corda è che la frequenza è direttamente proporzionale alla radice quadrata della tensione. Se voi volete raddoppiare la frequenza, dovete quadruplicare, no, la tensione. Allora, poiché c'è la radice quadrata della tensione inversamente proporzionale alla lunghezza, se voi togliete la radice quadrata dovete aumentare la lunghezza al quadrato, no? Quindi la tensione della corda è inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza della corda. Ora, e questo cosa c'entra con i pianeti? Arriva l'idea, perché Newton dice, beh, questa è la vera scoperta di Pitagora, no? Che la tensione è inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza della corda. Interessante che uno dice che i calcoli non confermarono l'ipotesi e Newton dice invece di sì. Ora, come andarono le cose? Beh, certo non possiamo saperlo, però possiamo immaginarcelo, perché non è così complicato alla fine poi immaginarlo. Anzitutto sono tutti concordi nel dire che siamo nel 1666, quindi Newton ha 24 anni. E se si va a vedere i manoscritti che lui ha lasciato, si scopre che effettivamente l'anno prima già lui aveva
cominciato a fare tutti quei lavori di matematica, quella lunga lista che vi ho citato, ma non faceva solo quello, tra l'altro, aveva fatto anche molte applicazioni di questi lavori di matematica alla fisica, e in particolare con dei ragionamenti, addirittura in due ragionamenti diversi, aveva trovato una formula molto importante, se la ricorderanno coloro che hanno studiato fisica, che è la formula per l'accelerazione centripeta, oggi noi la chiameremo, ma lui all'epoca la chiamava centrifuga, perché ancora non si era capito che le forze centrifughe non esistono, sono solo forze apparenti, e la formula, qualcuno, chi l'ha studiata se la dovrebbe ricordare, è molto semplice, è V al quadrato diviso R, la velocità al quadrato diviso la distanza dal centro. Ora, se uno ha una formula di questo genere, ma questo era il problema, le formule non c'erano, questa formula fu scoperta da Newton, appunto giovane, e qualche anno dopo, nel 1673, fu scoperta anche da un altro grande scienziato, che però stava nel continente, scienziato olandese, che si chiamava Huygens, che fu poi colui, per esempio, che scoprì i meccanismi per l'orologio, per il pendolo, eccetera, uno dei grandi della scienza. Quindi furono in quegli anni lì che si cominciò a capire come associare delle formule allo studio di questi moti, e allora poter fare effettivamente dei calcoli. Una volta che uno ha una formula di questo genere, effettivamente può fare molto, e può farla anche senza grande sforzo. Quindi la prima cosa che Newton fece fu risolvere un problema che già Galileo aveva raccontato nel suo dialogo. Io non pretendo che voi ricordiate la citazione che adesso vi leggo, che però abbiamo letto 3 anni fa, no? In questo stesso posto, ed è uno dei famosi problemi che Galileo affronta nel dialogo, sono i problemi, o meglio, le obiezioni che venivano sollevate contro il moto della Terra, sia il moto di rotazione della Terra attorno a se stessa, che il moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole. E ve lo dico nella formulazione di Galileo, nella seconda giornata del dialogo. Quando dunque la Terra si muovesse con tanto e tanto maggior velocità, qual gravità, qual tenacità di calcine di smalti riterrebbe i sassi, le fabbriche, le città intere, che da sì precipitosa vertigine non fussero lanciate verso il cielo? E gli uomini e le fiere, che niente sono attaccate alla Terra, come resisterebbero a tanto impeto? Ebbene, se uno ha a disposizione la formula per calcolare l'accelerazione centrifuga, la tensione è inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza della corda. Allora Pitagora però l'ha raccontata in modo che coloro che sapevano capissero e gli altri credessero invece che lui stava raccontando semplicemente una metafora, che questa metafora dell'armonia, delle sfere, la musica dell'universo, il cosmo, eccetera. Cioè l'idea è l'universo è una lira suonata da Apollo, no? Naturalmente, quelli poi c'entrano sempre, no? E questa lira quante corde ha? 7 corde, perché non perché ci sono 7 note, ma perché ci sono 7 pianeti, naturalmente per i greci erano pianeti tutto ciò che si muoveva, no? Quindi il Sole, la Luna, no? E così via, e i 5 pianeti che rimanevano. Allora questa lira suonata da Apollo soddisfa alle leggi che abbiamo detto, no? Cioè la corda che collega queste cose, no? Alla Terra, no? I pianeti alla Terra, è una corda la cui tensione è inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza della corda. Ma la tensione della corda che cos'è fuori di metafora? È ciò che lega la Terra con questo pianeta, è quella che noi chiameremo la forza di attrazione. E la lunghezza della corda è semplicemente la distanza fra il pianeta e la Terra. E allora la scoperta di Pitagora, secondo Newton, è che la tensione, cioè l'attrazione fra un pianeta e la Terra, è inversamente proporzionale al quadrato della distanza, cioè la sua legge. E questo è uno degli scoli classici, in cui lui cerca di dire, ma non l'ho fatto io ho solo riscoperto, no, quello che aveva fatto Pitagora. È uno strano modo, naturalmente, di agire, di pensare, noi oggi siamo esattamente al contrario. Newton mentiva, sapendo di mentire, perché è vero che Pitagora scoprì l'inverso della lunghezza, ma la radice quadrata della tensione, quella è una cosa che avevano scoperto poco prima di Newton, in realtà, ancora il papà di Galileo credo che l'avesse sbagliata, quindi Newton aveva trovato le leggi giuste e mentiva perché secondo lui era meglio far credere che l'avesse scoperta Pitagora, era più importante, no? Aver riscoperto qualcosa che Pitagora aveva già scoperto, che non dire ho scoperto qualcosa di nuovo. Vabbè, quelli erano i tempi, ma io direi che per questa sera abbiamo fatto abbastanza. Notate che ho detto poco dei principi, perché in fondo l'idea fondamentale, il fatto che la Luna
cada in maniera proporzionale a quanto la mela cade sulla terra, beh, quella Newton la ebbe in quegli anni fatidici, 64-65 fino a metà del 66. Domani parleremo dell'ottica, ma rimarremo sugli stessi anni, perché sempre in quegli anni Newton fece anche i famosi esperimenti col prisma che lo portarono a stabilire qual era la natura appunto della luce. E invece domenica ci rivolgeremo a questa parte più esoterica del suo pensiero, cioè l'alchimia e la teologia, anche perché poi dalla teologia in realtà si passa via via a una visione estremamente immaginarcelo, perché non è così complicato alla fine poi immaginarlo. Anzitutto sono tutti concordi nel dire che siamo nel 1666, quindi Newton ha 24 anni e se si va a vedere i manoscritti che lui ha lasciato, si scopre che effettivamente l'anno prima già lui aveva cominciato a fare tutti quei lavori di matematica, quella lunga lista che vi ho citato, ma non faceva solo quello tra l'altro, aveva fatto anche molte applicazioni di questi lavori di matematica alla fisica e in particolare con dei ragionamenti, in due ragionamenti diversi, aveva trovato una formula molto importante, se la ricorderanno coloro che hanno studiato fisica, che è la formula per l'accelerazione centripeta, oggi noi la chiameremo, ma lui all'epoca la chiamava centrifuga perché ancora non si era capito che le forze centrifughe non esistono, sono solo forze apparenti, e la formula, qualcuno, chi l'ha studiata se la dovrebbe ricordare, è molto semplice, è V al quadrato diviso R, la velocità al quadrato diviso la distanza dal centro. Ora, se uno ha una formula di questo genere, ma questo era il problema, le formule non c'erano, questa formula fu scoperta da Newton, appunto giovane, e qualche anno dopo, nel 1673, fu scoperta anche da un altro grande scienziato, che però stava nel continente, scienziato olandese, che si chiamava Huygens, che fu poi colui, per esempio, che scoprì i meccanismi per l'orologio, per il pendolo, eccetera, uno dei grandi della scienza. Quindi furono in quegli anni lì che si cominciò a capire come associare delle formule allo studio di questi moti, e allora poter fare effettivamente dei calcoli. Una volta che uno ha una formula di questo genere, effettivamente può fare molto e può farla anche senza grande sforzo. Quindi la prima cosa che Newton fece fu risolvere un problema che già Galileo aveva raccontato nel suo dialogo. Io non pretendo che voi ricordiate la citazione che adesso vi leggo, che però abbiamo letto 3 anni fa, no? In questo stesso posto, ed è uno dei famosi problemi che Galileo affronta nel dialogo, sono i problemi, o meglio, le obiezioni che venivano sollevate contro il moto della Terra, sia il moto di rotazione della Terra attorno a se stessa, che il moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole. E ve lo dico nella formulazione di Galileo, nella seconda giornata del dialogo. Quando dunque la Terra si muovesse con tanto e tanto maggior velocità, qual gravità, qual tenacità di calcine di smalti riterrebbe i sassi, le fabbriche, le città intere, che da sì precipitosa vertigine non fussero lanciate verso il cielo? E gli uomini e le fiere, che niente sono attaccate alla Terra, come resisterebbero a tanto impeto? Ebbene, se uno ha a disposizione la formula per calcolare l'accelerazione centrifuga o centripeta, che è questa formula che vi ho detto, V al quadrato diviso R, e può mettere semplicemente dentro la velocità di rotazione della Terra, seguita da tutti i suoi discepoli detriti, e passarono di fronte alle botteghe di un fabbro ferraio. E passando di fronte a queste botteghe sentivano dentro i rumori che faceva la gente che lavorava, naturalmente, perché per permettere ai filosofi di passeggiare poi ci deve essere qualcuno che lavora per loro, no? E Pitagora volle capire che cosa succedeva dentro la bottega del fabbro ferraio, entrò, ci racconta Giambico, e fece esperimenti. Il primo esperimento era un esperimento da filosofo, prese 2 martelli uguali, li batté su un incudine e scoprì che i suoni erano uguali. Però Pitagora non era solo un filosofo, era anche un matematico, quindi andò oltre, no? Prese 2 martelli diversi, questa volta uno doppio dell'altro, no? E l'altro metà di quell'uno, li batté sull'incudine, no? E scoprì che i suoni erano uguali, di nuovo, o meglio era la stessa nota, ma non alla stessa altezza come prima, bensì a quello che si chiama la distanza di un'ottava, no? Cioè, in altre parole, raddoppiando il peso dei martelli, si dimezza la frequenza, no? Diciamo così, il suono sale, no? E quindi c'è un rapporto inverso, no?
la frequenza è inversamente proporzionale, no? In questo caso al peso, però poi Pitagora fece degli esperimenti anche con le corde, naturalmente non ci sono soltanto gli strumenti a martello, no? Le percussioni, ma ci sono anche gli strumenti pizzicati come la chitarra, no? O il violino che non è pizzicato ma comunque fa suoni in quel modo. E anche lì le leggi sono uguali, se voi prendete una corda e la pizzicate quella fa un suono, se voi dimezzate la corda quella fa lo stesso suono ma un'ottava più sopra. Quindi la frequenza è inversamente proporzionale alla lunghezza della corda. Pitagora scoprì anche che, e questo lo vedete quando gli strumenti vengono accordati, no? Cioè si può tendere la corda, no? Più o meno. E lì la legge che regola la tensione della corda è che la frequenza è direttamente proporzionale alla radice quadrata della tensione. Se voi volete raddoppiare la frequenza dovete quadruplicare, no, la tensione. Allora, poiché c'è la radice quadrata della tensione inversamente proporzionale alla lunghezza, se voi togliete la radice quadrata dovete aumentare la lunghezza al quadrato, no? Quindi la tensione della corda è inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza della corda. Ora, e questo cosa c'entra con i pianeti? Arriva l'idea, perché Newton dice, questa è la vera scoperta di Pitagora, no? Che la tensione è inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza della corda. Allora Pitagora però l'ha raccontata in modo che coloro che sapevano capissero e gli altri credessero invece che lui stava raccontando semplicemente una metafora, che questa metafora dell'armonia, delle sfere, la musica, dell'universo, il cosmo, eccetera. Cioè l'idea è l'universo è una lira suonata da Apollo, no? Naturalmente quelli poi c'entrano sempre, no? E questa lira, vedere quali sono questi calcoli, senza farli naturalmente, no? Cioè vedere però quali sono i dati che lui usa. Ora lui prende i valori antichi, ho già citato prima che Eratostene aveva valutato il raggio terrestre, 6.300 km più o meno, molti di voi sapranno, ricorderanno qual è il modo in cui Eratostene lo fece, e tra l'altro questo è di nuovo un sintomo, un segno di genialità dei pensatori dell'antichità, cioè semplicemente di osservare, si sapeva che c'era un pozzo ad Assuan, praticamente dove oggi c'è la diga di Assuan, un pozzo che in un certo giorno dell'anno riceveva i raggi della luna in maniera perfettamente perpendicolare, cioè non davano ombra, no? Il raggio del sole entrava direttamente dentro il pozzo. E allora Eratostene fece una misura lo stesso giorno ad Alessandria d'Egitto, invece, misurando la lunghezza dell'ombra di un bastone di lunghezza nota che faceva il sole, e poi fece una proporzione semplicemente, sapendo esattamente quanto era la distanza fra Assuan e Alessandria d'Egitto, e facendo la proporzione con l'ombra riuscì a capire qual era la circonferenza terrestre, dunque il raggio terrestre. Anche Eratostene dovette fare delle misure, quindi in particolare doveva calcolare la distanza fra Assuan e Alessandria d'Egitto. Come fece? A cammello. Si sapeva più o meno quanto il cammello camminava in una giornata, lui fece il suo viaggio, moltiplicò i giorni di viaggio del cammello per la distanza percorsa in un giorno e trovò queste cose. Ora, con questi mezzi rudimentali, perché sono veramente rudimentali, trovò un'approssimazione che è perfetta, perché oggi noi sappiamo che è circa 6.370 chilometri e lui calcolò circa 6.300, quindi un errore di 70 chilometri è l'1%, cioè abbastanza poco, no, direi. Mancava però la distanza dalla Terra alla Luna. Quella si fa in maniera un po' più complicata, ma la fecero anche comunque i greci, in particolare Ipparco. Ipparco era uno dei più grandi scienziati dell'antichità, peccato che non ha lasciato tutti i manoscritti, no? Esattamente come Newton. Ipparco tra l'altro scoprì l'America. Ora questa sembra una cosa assurda, no, da dire, ma in realtà è così, è stato tramandato poi dagli storici. Come scoprirono l'America i greci senza andarci, tra l'altro, facendo solo i conti, cioè solo con la testa? Questo Ipparco lo venne a sapere semplicemente confrontando praticamente le maree che si avevano da una parte e dall'altra parte dell'oceano, perché c'erano stati in quegli anni naturalmente le spedizioni di Alessandro fino in India, voi sapete, no? E quando Alessandro andò a conquistare il resto del mondo e in particolare l'India, si portò dietro filosofi, letterati e in particolare anche gli scienziati. Gli scienziati arrivarono nell'oceano indiano e si accorsero, cioè semplicemente registrarono le maree che si avevano, non fu il primo che scoprì la gravità,
perché c'era un signore sulla cui testa era caduto un masso, naturalmente, no? E che era stato spiaccicato da questo masso e non aveva potuto raccontarla, no? la teoria della gravità. Ora però, com'è la storia veramente? E allora vi ho portato tre testimonianze molto diverse fra di loro, e quel che ci fa capire quanto sia difficile poi riscrivere la storia, anche tutto sommato abbastanza recente, sono poi passati meno di 400 anni, 350 anni. Sentiamo la prima versione, che è quella di William Stukeley, che scrisse le memorie della vita di Newton, anche lui sulla base di conversazioni avute con Newton, e dice: «Poiché faceva caldo, andammo in giardino a bere del tè, sotto l'ombra di un melo, io e lui soli. E tra le altre cose mi disse che eravamo esattamente nella stessa situazione in cui si trovava lui, quando gli venne in mente la nozione di gravitazione. Fu causata dalla caduta di una mela, mentre egli sedeva meditando. Perché la mela cade sempre perpendicolarmente al terreno?» pensò tra sé e sé. «Perché non potrebbe cadere di lato o verso l'alto, ma solo verso il centro della Terra?» Cioè, è chiaro che il povero signor Stukeley aveva capito nulla, perché cioè, il fatto che le cose cadano in giù, cioè non è una scoperta di Newton, no? E sicuramente Newton non si chiedeva come mai non cadano a destra, a sinistra o in alto, no? Cioè, si chiedeva qualche cos'altro, però evidentemente in quel giorno, no, Newton stava ricordando, no, che l'idea della gravitazione aveva a che fare con le mele. Conduit, che è il marito della nipote, che abbiamo già citato due o tre volte questa sera, la racconta un po' meglio, e dice: «Nell'anno 1666, egli lasciò di nuovo Cambridge e andò a casa di sua madre nel Lincolnshire. Un giorno, mentre si stava svagando in un giardino, gli venne in mente che la forza della gravità, che aveva fatto cadere al suolo una mela staccatasi da un albero, non era limitata a una certa distanza dalla terra, ma poteva estendersi molto più in là di quanto comunemente si pensasse. Perché non fino alla luna?» si chiese. «Se così fosse, essa ne dovrebbe influenzare il movimento e forse mantenerla nella sua orbita.» E continua il racconto, dice: «A questo punto egli cominciò a calcolare quali sarebbero state le conseguenze di questa ipotesi, ma poiché non aveva libri a disposizione e si basava sulla stima allora comunemente adottata dai geografi e dai nostri uomini di mare, i quali ritenevano, prima che Norwood avesse compiuto la misurazione della Terra, che un grado di latitudine sulla superficie terrestre fosse pari a 60 miglia inglesi, i suoi calcoli non concordarono con la sua teoria e lo indussero a tener ferma l'idea che alla forza di gravità fosse commista anche quella forza che la Luna avrebbe avuto se fosse stata trascinata da un vortice.» Quindi qui Conduit capisce un po' meglio naturalmente la cosa, capisce che Newton stava cercando di paragonare il moto della mela al moto della Luna, però ci dice che le cose non funzionarono, che Newton fece un calcolo e che questo era abbastanza ricco, lei già era ricca di famiglia, quindi era tra l'altro anche abbastanza vecchio, aveva, quando ho letto queste cose sui libri, insomma, dà un po' fastidio, aveva più o meno la mia età, no? Ma comunque all'epoca, insomma, era vecchio per l'epoca, no? Quindi lei sperava che sarebbe presto morto, no? Lasciandola, rispettandola, come dicevano i nostri nonni per l'appunto, no? Invece lui le diede poi tre figli, che divennero quindi fratellastri di Newton, e lei tornò poi a casa, ma dopo 8-9 anni, quando il secondo marito per l'appunto morì, e potete immaginarvi però il trauma di un bambino che per 3 anni aveva avuto una madre tutta per lui, e poi di colpo si ritrovò a vivere con due vecchi veramente, no? Con due nonni, e quando la madre tornò con tre fratelli che naturalmente non fecero gran piacere a questo bambino. Infatti già prima di 10 anni Newton rivelò un po' di avere il carattere che poi gli fu riconosciuto durante tutta la sua vita. Lui stesso ad un certo punto ebbe una crisi mistica, perlomeno religiosa, verso i 18 anni, e scrisse un elenco dei suoi peccati, cosa che sarebbe bene tutti facessimo, sarebbe interessante anche leggerli. E qualcuno dei suoi, per esempio, erano questo: ho minacciato di bruciare vivi mio padre e mia madre e tutta la casa con loro, insomma un tipino, no? Prima dei 10 anni, no? Nel resto della vita comunque Newton fu più o meno di quel livello, rimase sempre un attaccabrighe. Domani parleremo tra l'altro di una delle dispute famose che lui fece con Robert Hooke, ne fece tante durante la sua vita di dispute, la più famosa di tutte forse è quella con Leibniz a proposito del calcolo infinitesimale, ma quella è una cosa un po' tecnica e anche un po' triste, diciamo così, quindi non ne parleremo. Però ad un certo punto Newton andò a scuola, la cosa non era così ovvia, suo padre per esempio
tutta la famiglia di suo padre erano analfabeti, letteralmente, nel senso che non sapevano né leggere né scrivere. La madre, che invece aveva dalla parte sua dei parenti, anche dei genitori che erano andati a scuola, uno di questi genitori, lo zio in particolare di Newton, aveva fatto addirittura il college, e quindi è da quella parte lì che lui ricevette, diciamo, l'educazione. Andò a scuola, dove perse sostanzialmente tempo, perché all'epoca, come sapete, nelle scuole si perdeva tempo studiando latino e la Bibbia. Adesso il latino forse è stato eliminato in qualche scuola, la Bibbia no, ma comunque si continua ad andare avanti, e fin da subito dimostrò di essere quello che poi sarebbe divenuto. Grande difficoltà di carattere e grande facilità invece di apprendimento. E quando molti anni dopo ormai era diventato famoso, ancora i suoi compagni di scuola, delle superiori, diciamo così, se lo ricordavano per le sue stravaganze, fra l'altro, e anche per l'abilità che aveva di costruire modellini di legno. Già c'era questo interesse per fare cose, per fare progetti, no? E così in oscurata si vede che l'ombra è rotonda, no? E quindi è l'ombra che la terra sta facendo, lo si vede a occhio, no? E allora che cosa dedusse il Parco dalla differenza tra le maree nei mari del nord e nell'oceano indiano? Che poiché la terra era rotonda, se ci fosse stato un unico mare le maree sarebbero state uguali, dunque ci doveva essere qualcosa in mezzo che impediva alle maree di essere uguali, e doveva essere tra l'altro qualcosa che praticamente tagliava l'intera terra, perché altrimenti se fosse stata solo una grande isola ovviamente l'acqua sarebbe passata intorno. Quindi dedusse non solo l'esistenza dell'America, ma addirittura l'esistenza di un continente che andava praticamente dal polo nord al polo sud, che è esattamente quello che l'America fa. E tra l'altro, volendo, si sarebbe anche potuto vedere l'America sulla Luna. Questo gli astronomi dicono, io ho provato più volte a guardarla a occhio nudo, naturalmente non ci sono mai riuscito. E guardando nel momento opportuno la Luna, si vede riflesso in certi momenti, no, del mese, si vede riflessa l'ombra praticamente dell'America sulla Luna. Adesso non so se ce l'abbiamo qua, e vedete che c'è qualcosa di nero, no, sulla Luna, però si muove, quindi forse non è esattamente l'America, no? Però questo era per dire che il Parco non è uno da prendere sotto gamba, cioè era il più grande astronomo dell'antichità, il più grande scienziato dell'antichità. Riuscì a calcolare per esempio la precessione degli equinozi. Ora, questa è un'impresa veramente titanica, perché la precessione degli equinozi è un fenomeno che ha una durata di circa 26.000 anni, e quindi è un fenomeno lentissimo. Più o meno si passa da una costellazione all'altra ogni 2000 anni, e questo fa sì, tra l'altro, che tutti gli oroscopi siano sbagliati, perché ormai, no, sono cambiate tutte le case, no? Quindi state attenti quando credete agli oroscopi, no? Perlomeno prendeteli giusti, no? Fate una casa di differenza rispetto a quella che vi viene assegnata. Ebbene, dicevo, il Parco aveva fatto un calcolo di quanto fosse la distanza fra la Terra e la Luna, e l'aveva calcolata di circa 60 raggi terrestri, circa, no? E allora Newton aveva questi due dati a disposizione, la misura del raggio terrestre di Eratostene e la misura della distanza Terra-Luna fatta da il Parco. Ora, la cosa che sia, il fatto che sia 60 raggi terrestri è molto utile, no? Perché ci fa capire che se la legge di gravitazione è esattamente quella che Newton immaginava, cioè proporzionale al quadrato della distanza, allora la gravità sulla Luna, la gravità che la Terra esercita sulla Luna, che a 60 raggi terrestri da noi, deve essere 60 per 60, perché va col quadrato, 3600 volte più piccola di quella che la Terra esercita qua giù, alla distanza di un unico raggio, perché noi siamo sulla superficie, no, per l'appunto. E allora questa deve essere la proporzione. Cioè, noi sappiamo con che velocità cade la mela, no, diciamo così, e dobbiamo calcolare se la Luna cade con una velocità che è 3600. Aveva questa strana forma, invece di essere fatta ogiva con la punta così, era fatta così, ma era tagliata sopra, no? Cioè, aveva questo strano taglio. Beh, quello è un calcolo che fece Newton, cioè nel 1687, pensate, 300 anni prima che si andasse sulla Luna, in realtà lui aveva già calcolato qual era la forma ottimale che avrebbe dovuto avere un'ogiva. Lui la calcolava, tra l'altro, nell'acqua, no? Ma è la stessa cosa nell'aria, no? E quella è la formula che si ottiene, no? Quindi addirittura queste cose si trovano, ma è meglio, naturalmente, se uno legge i principi, a cercare di seguire l'argomento principale. C'è un testo in inglese
che si chiama l'argomento centrale dei principi, poi se qualcuno è interessato magari gli do le informazioni bibliografiche. Questo è un testo invece abbastanza ponderoso, 500 pagine, che di nuovo consiglio per coloro che invece volessero conoscere i dettagli, ma solo dell'argomento scheletrico, diciamo, quello che serve per arrivare a trovare la legge di gravitazione universale. E ci sono le parti del principio commentate con tutte le dimostrazioni che Newton non dava, perché appunto spesso erano soltanto dei cenni. E poi, dulcis in fundo, c'è questo fatto che alla fine Newton era così restio a far conoscere i suoi risultati che scrisse poi nella prefazione al terzo libro queste parole. Dice: avevo composto il terzo libro in maniera divulgativa, pensate, avremmo potuto leggerlo stasera, così che potesse essere letto da molti. Ma coloro che non capissero sufficientemente bene i principi stabiliti avrebbero una percezione molto sbiadita della forza dell'argomento e non abbandonerebbero i pregiudizi ai quali si sono assuefatti da anni. Dunque, perché non potessero essere sollevate dispute, ho tradotto la sostanza del libro in proposizioni di tipo matematico, così che esse possono essere lette solo da coloro che sono prima passati attraverso i principi. Cioè l'aveva scritto come si doveva scrivere, no? In forma divulgativa, e poi lo ritrascrisse in forma invece matematica e effettivamente molto complessa, eccetera. Fortunatamente questo libro si è salvato, si chiama Il sistema del mondo, purtroppo non è più in commercio in Italia, è stato edito da Teoria molti anni fa, negli anni 60, io non sono riuscito a trovarlo. C'è appunto un libro che si chiama Il sistema del mondo di Newton, insieme agli scoli classici. Gli scoli classici sono delle osservazioni che Newton fece, che vanno molto d'accordo con la parte esoterica del suo pensiero, di cui parleremo poi domenica soprattutto, e su questo appunto vorrei concludere questa sera. Quale fu l'idea di Newton? Pensate oggi alle battaglie che fanno gli scienziati per questioni di priorità, per cercare di dire: no, ho trovato io prima di te questa cosa. Ebbene, Newton in uno di questi scoli dice: ma io non ho trovato la legge di gravitazione universale. Notate, Laplace, che fu uno dei grandi matematici e meccanici dell'Ottocento, disse: beato, mi fece vedere un libro che era arrivato dal continente di un tale che si chiamava Mercatore, colui che poi fece la proiezione di Mercatore, che molti di voi conosceranno, quella che serve per la cartografia, e Mercatore aveva trovato una piccola parte dei risultati che Newton aveva sviluppato in quegli anni e aveva scritto un libro intero che si chiamava Tecnica dei logaritmi, la logaritmotecnia. E Barrow fece vedere questo libro a Newton senza sapere che Newton aveva fatto cose del genere, e credeva forse che, essendo interessato alla matematica, gli sarebbe piaciuto leggerlo. Newton lo lesse e lì fu punto dall'orgoglio, perché capì che se non scriveva qualche cosa probabilmente altri avrebbero trovato una parte dei suoi risultati e gli avrebbero tolto la primogenitura, il diritto, diciamo così, di proprietà. E allora scrisse un articolo in cui enunciò tutte queste cose che vi ho letto. E questo articolo impedì che fosse pubblicato, perché il problema di pubblicarlo era troppo gravoso per lui, non voleva diventare oggetto di disputa in particolare, e di questo parleremo appunto più in profondità domani, ma perlomeno lo scrisse, lo fecero circolare tra i matematici, e qualcuno incominciò a capire che a Cambridge c'era un giovane che non soltanto era promettente, ma ormai era diventato praticamente il matematico più avanti del mondo a quella giovane età. Ma oggi noi lo ricordiamo ovviamente per altri motivi, non credo che molti di voi, a meno che non abbiano fatto appunto studi scientifici, avrebbero ricordato il teorema del binomio o il metodo delle flussioni o il teorema fondamentale del calcolo. Il motivo per cui lo ricordiamo è la mela. La famosa mela di Newton, che è andata ad aggiungersi nella mitologia a tante altre. Io qui ho fatto una lista, qualcuno di voi probabilmente se ne ricorderà anche altre: Eva da una parte, Paride del contesto dall'altra, Biancaneve, Guglielmo Tell, Alan Turing che ne mangiò una avvelenata, i Beatles con la Apple, Steve Wozniak e Steve Jobs con invece la Apple del computer, eccetera. Ora, questa mela che cos'è?
perché poi non si capisce mai se ci sono miti qui, se si sono raccontate delle storie, se invece soltanto qualcuno se l'è inventata questa cosa. Ora, la mela in realtà è nata da lui, cioè è lui che negli ultimi anni della sua vita, gli anni che citavo prima, 1726-1727, raccontò di aver visto cadere e che questa caduta gli avesse dato l'idea per trovare l'idea, la teoria, diciamo così, più famosa alla quale ha associato il suo nome, cioè la teoria della gravitazione. Mi diceva prima il bambino della mia compagna che aveva visto una vignetta, no? Una volta in cui c'era Newton non fu il primo, tantissimo, più o meno si passa da una costellazione all'altra ogni 2000 anni, e questo fa sì tra l'altro che tutti gli oroscopi siano sbagliati, perché ormai no, sono cambiate tutte le case, no? Quindi state attenti quando credete agli oroscopi, no? Perlomeno prendeteli giusti, no? Fate una casa di differenza rispetto a quella che vi viene assegnata. Ebbene, dicevo, il parco aveva fatto un calcolo di quanto fosse la distanza fra la Terra e la Luna, e l'aveva calcolata di circa 60 raggi terrestri, circa, no? E allora Newton aveva questi due dati a disposizione, la misura del raggio terrestre di Eratostene e la misura della distanza Terra-Luna fatta da Ipparco. Ora, la cosa che sia, il fatto che sia 60 raggi terrestri è molto utile, no? Perché ci fa capire che se la legge di gravitazione è esattamente quella che Newton immaginava, cioè proporzionale al quadrato della distanza, allora la gravità sulla Luna, la gravità che la Terra esercita sulla Luna, che è a 60 raggi terrestri da noi, deve essere 60 per 60, perché va col quadrato, 3600 volte più piccola di quella che la Terra esercita qua giù, alla distanza di un unico raggio, perché noi siamo sulla superficie, no, per l'appunto. E allora questa deve essere la proporzione. Cioè noi sappiamo con che velocità cade la mela, no, diciamo così, e dobbiamo calcolare se la Luna cade con una velocità che è 3600 volte più piccola. Facciamo i conti con queste misure che vi ho detto, ma lo si fa con la calcolatrice a mano, non c'è niente di nessuna matematica trascendentale, e viene fuori circa 3660 volte. E 3660 e 3600 sono abbastanza simili, e infatti, dice Newton, corrispondono quasi esattamente. Quasi esattamente non gli diede problema il quasi, perché sapeva anche lui che i dati che aveva usato erano approssimati, no? Quindi non poteva immaginare che venissero esattamente così, però erano più o meno gli stessi, no? E il fatto che fossero più o meno gli stessi gli fece capire che allora probabilmente no, aveva effettivamente trovato la cosa giusta. Tra l'altro, vi dico soltanto così, en passant, 3600 secondi, attenzione, l'accelerazione sulla Terra è metri al secondo quadrato, no? Ma secondo quadrato ci sono 3600 secondi in un minuto, no? Poiché lassù è più lenta, no, di 3600 volte, la Luna cade in un secondo, pardon, la Luna cade in un minuto della stessa quantità in cui una mela cade sulla Terra in un secondo. E allora ecco che i calcoli diventano anche abbastanza facili, lui nei principi ne fece di molto complicati, ma sempre usando questo fatto. Sappiamo esattamente qual è la differenza di proporzione. Sulla Terra succedono le cose in un secondo, sulla Luna la Terra ha un'attrazione che è pari per l'appunto alla stessa quantità, però al minuto. E allora con questi risultati naturalmente Newton